Dobbiamo riparare, restituire. È la grande urgenza della nostra epoca. Un tempo che sicuramente facile non è. Non abbiamo altro tempo. Sono i tempi della Costituzione. Non c'è altro tempo da perdere. Sui tempi non dovete chiedere a me, dovete chiedere al Presidente della Repubblica. È una priorità risolvere la questione del caro bollette. Per la Lega è l'assoluta priorità nazionale. È la priorità, penso, di aziende e famiglie italiane, non dei partiti. No. Senza beghe e senza litigi. Riteniamo che Matteo Salvini sia la figura più idonea per rivestire quell'incarico. Pronti? C'è una lista di ministeri interessanti. La Lega. Si metteranno le persone più competenti. Fatemi lavorare! O si potrà parlare più avanti. Far sentire la voce di chi viene represso. Andate lì, si imposta un po' così. Buongiorno e ben ritrovati all'Aria che tira. Sotto assedio, indebolito, contestato, addirittura ridicolizzato sui giornali, il dopovoto di Matteo Salvini sembrava una via crucis, francamente, eppure il capitano continua ad essere al centro della scena politica e dopo il Consiglio federale di ieri è emerso un concetto molto molto semplice. In questo momento l'alternativa a Matteo Salvini semplicemente non esiste. È un messaggio chiaro, spedito ai numerosi gufi dentro e fuori il suo partito, anche sulla richiesta del tanto desiderato Viminale, che è un vero e proprio masso sulla strada del governo. Su quello Salvini dice nessun passo indietro, anzi, guardate come la vede LK, dice Salvini come Putin, se non può avere il Viminale lo invade. Battuti a parte, pare che Salvini non accetti alcun veto e se mai ce ne fosse uno, secondo le voci molto ben informate, lo vuol sentire direttamente dal Presidente della Repubblica. Altro che governo tecnico, chiede 4 ministri politici, vuole affidarli ai suoi parlamentari più vicini, l'interno naturalmente per se stesso, e poi l'agricoltura, le infrastrutture e gli affari regionali. E poi il leader della Lega avrebbe nel mirino anche Palazzo Madama, per il suo fedelissimo Roberto Calderoli, che come sapete è il principe dei regolamenti, insomma avrà pur preso l'8%, ma ben 95 parlamentari e nessun vero competitor dentro al suo partito. Come avrebbe detto una volta Massimo D'Alema, capotavola della Lega è ancora dove si siede lui. Potrebbe anche non occupare la casella del Viminale, ma senza il suo ok appare chiaro che non esiste nessun governo Meloni. Ne parliamo stamattina con Fabrizio Roncone, a cui chiedo di entrare con noi, anche perché appunto è oggi il giorno dei grandi retroscene, ci sono molte carte coperte, quindi il fatto che Fabrizio venga a darmi una mano è un gran bene. Vedo anche Maurizio Gasparri, benissimo, non è retroscenista ma è anche lui un grande narratore del palazzo, dico la verità, ci sta dentro ma lo sa anche narrare. E poi il nostro principe Augusto Minzolini, buongiorno, ben trovato Augusto. Allora, ciao. Signori, che sta è già arrivato anche Mannheimer, e vedo anche Ludovica Ciriello, sì, che ormai vive, ha messo una tendina in via della Scrofa davanti alla sede dei Fratelli d'Italia, dove stamattina sono parecchie, c'è un bel via vai, ma c'è anche la clip della Meloni che entra. Mandiamola. Dovrebbe. Aspetta. Sì, ce l'abbiamo, aspetta un momento. Beh, insomma, l'abbiamo vista poco la Meloni, francamente, un po' coperta. Ludovica, che succede? Raccontaci. Sì. Allora Mirta, guarda, ti faccio vedere, questa è la sede del partito, come vedi siamo tanti colleghi, una strada impossibile, infatti sì. Tra noi stiamo dicendo che il primo provvedimento di Fratelli d'Italia al governo dovrebbe essere cambiare sede, facciamo questo appello. I romani ringrazieranno come tutte le mattine, diciamo. Al netto di questo, lei è entrata... ci sono stati parecchi litigi anche con i commercianti, però insomma sorvolando su questo, lei è entrata guardando il cellulare e quindi i colleghi hanno chiesto, diciamo tra il serio e il faceto, se stesse controllando la lista di Matteo Salvini, la lista dei ministri di Matteo Salvini. Le ha risposto no, guardo gli sms, anche quelli di Salvini, sì, anche quelli di Salvini. Questa è la risposta che ha dato a Luca Sappino e Tommaso Giuntella, che erano in pole position, beati loro, io ero travolta dagli altri colleghi. Però posso dirti che abbiamo intercettato vari altri esponenti di Fratelli
Fratelli d'Italia che sono entrati, sono circa, sono 24 i componenti dell'esecutivo nazionale che si riunisce questa mattina qui, un appuntamento importante perché, ci ha spiegato Fabio Rampelli, con cui abbiamo avuto modo di parlare con più tranquillità, non c'è un ordine del giorno, però è evidente che da questo appuntamento di questa mattina ci si inizierà a fare un'idea anche su quali sono i nomi di Fratelli d'Italia, non solo quindi quelli della Lega. Abbiamo chiesto anche se ci fosse una tensione da parte di Fratelli d'Italia, visto che ieri Matteo Salvini ha riunito i suoi facendo trapelare una sorta di lista della spesa, almeno così è stata definita da qualcuno. Rampelli ha risposto: in realtà queste tensioni sono costruite più dalla stampa che da altri, è legittimo che loro avanzino delle richieste, poi sarà a Giorgia Meloni però valutare confrontandosi con gli alleati. Quindi è una mattinata che potrebbe portarci verso un passo avanti, almeno rispetto a quello che sappiamo per la formazione del governo. Staremo a vedere. Ovviamente Giorgia Meloni dice sempre ci vuole prima un incarico, però è sicuramente una mattinata importante. Ludo, appena esce qualcuno gomitate, mi raccomando, chiamaci subito, va bene? Allora, bisogna fare un po' di lotta libera, Ludo, secondo me. Allora, parto da Roncone perché entrambi hanno detto una cosa molto interessante su Matteo Salvini, poi arrivo a Augusto Minzolini che ha scritto oggi un pezzo interessante su la realtà distorta, ma ci arriviamo fra un momento. Fabrizio, cosa pensi, cosa sta accadendo con Salvini, che sensazione hai a pelle? Ma, insomma, lui sta evidentemente tirando un po' la corda, no? È chiaro questo. Il Paese ha un'urgenza, avere un governo. E ha un'urgenza di avere un governo mai come in questo momento, perché mai come in questo momento abbiamo dei problemi seri, serissimi, che sono contingenti, imminenti. Abbiamo il problema della crisi energetica, gas, energia elettrica. Abbiamo il problema della... già scaduta, abbiamo... non sa come pagare. Esatto. Abbiamo il problema della pandemia che prima o poi si ripresenterà. Abbiamo il problema di una guerra in corso, quindi abbiamo dei problemi per cui noi dobbiamo avere un governo. Il Paese ha votato e dobbiamo avere un governo. Ora, Salvini si è messo a dettare delle condizioni. Ora, la condizione, diciamo, e questa è normale, questo succede sempre, diciamo, no? Perché è il gioco della politica. Ciascuno cerca di affermare, di strappare il più possibile al tavolo delle trattative di una coalizione. Si sa e si fa così. Il punto uno. Il punto è che lui si sta un po' impantanando, impuntando su questa cosa del Viminale, che può essere certamente una pietra di una moneta di scambio importante. Cioè lui usa il Viminale per dire non vuoi darmi quello, mi dai tot, tot e tot. Esattamente, però comincia a diventare una faccenda un po' stucchevole, cioè Salvini sta assumendo, diciamo, anche fisicamente i contorni del problema, cioè è un problema per il Paese, non è più un problema soltanto per Giorgia Meloni, è un problema per il Paese, perché... Insomma, dettare le condizioni sì, ma dettare le condizioni su una cosa è impossibile, perché lui non può pensare neanche di diciamo così, lui non può neanche chiederlo, a mio parere, il Viminale, per un paio di ragioni. Mm. Una è, come dire, insomma, lui ha avuto rapporti troppo stretti in passato con la Russia. E noi siamo, diciamo, il mondo atlantico, diciamo così, è ostile alla Russia. Cioè, lui è il problema di Giorgia Meloni sul fronte russo. Il presidente del Consiglio che verrà nominato, incaricato, e cioè Giorgia Meloni, ha già telefonato due volte a Zelensky. L'abbiamo visto. E noi non possiamo... Secondo problema qual è? Il secondo problema è che ha una vicenda giudiziaria in corso che dovrà chiarire. Siamo garantisti. Però diciamo che nasce... Tornare al Viminale con quello complicato. Nasce, diciamo, da una precedente sua esperienza al Viminale. Quindi ci sono questi due problemi che... Allora, quello che stai dicendo, Roncone, sostanzialmente è che se diventi un problema troppo grosso diventi pure un bersaglio. Quindi prima o poi questa cosa fa sì che le tue pretese diventano un boomerang contro di te. Questa è un po' l'idea di fondo. Sentiamo il parere di Augusto. Poi naturalmente arrivo sia a Gaspari che... Però fare una cosa, Augusto, se mi permetti. Ti faccio vedere ieri il clima che c'era a questo Consiglio federale. Noi siamo stati lì e abbiamo parlato con un po' di loro. C'è un Giorgetti che si rimette proprio in riga, cioè come sempre la Lega è per uno strano posto, perché Salvini è certamente in un momento di difficoltà, ma la Lega è certamente un partito con una disciplina straordinaria, guardate. Molinari, il Ministero dell'Interno per voi è fondamentale? Quello è fondamentale, riteniamo che Matteo Salvini sia la figura più idonea per rivestire quell'incarico.
Salvini al Viminale è la richiesta che continua ad arrivare con insistenza dalla Lega, che ieri ha riunito il Consiglio federale a Roma. Pronti a un governo di centrodestra, finalmente scelto dagli italiani, un governo politico che lavorerà per 5 anni senza beghe e senza litigi, come a sinistra si augura. Dunque agricoltura, affari regionali, infrastrutture e giustizia, oltre appunto all'interno, sarebbero le caselle a cui si aspira. Lega è una forza determinante nel governo, quindi giustamente ambisce ad avere 5 ministeri. Dei ruoli che sono dei ruoli importanti, come giusto che sia. Il presidente del Consiglio in pectore intanto continua il suo giro di incontri. Ieri un faccia a faccia con il ministro uscente per la transizione ecologica Cingolani. Ma certo la questione più spinosa resta la spartizione dei ministeri, anche perché il tempo stringe. Non parlo. La Lega si riunisce per parlare anche di ministeri, quindi. Ma alla fine mi costringete a essere antipatico. Se mi dico che non parlo, non parlo. Lei non vuole essere nella scala del governo. Io non parlo di cose, di ipotesi delle realtà assoluta. Qui siamo in un momento in cui ognuno chiede, poi dopo ci sarà la sintesi, ognuno deve avere il giusto. Farò quello che serve per il paese, avrebbe detto Salvini ai suoi, e c'è chi ne ha letto una disponibilità ad un passo indietro sul Viminale, anche se in serata fonti della Lega ci tengono a precisare che non si tratta di una rinuncia. E quindi ci sono le parole di Salvini di oggi? Mi pare che confermi un atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo dall'inizio di questa, diciamo, avventura. Qui siamo tutti concentrati sull'obiettivo, e l'obiettivo è dare a questa nazione un governo che possa offrire le risposte migliori in un tempo che sicuramente facile non è. Tra l'altro un saluto a Giorgia Meloni, che mi sembra che ci abbia una bronchite in corso, poverella, insomma non è il periodo migliore per avere la bronchite, questo mi rendo conto. Allora, caro Augusto, tu praticamente da quello che leggo dici che tutti questi attriti dentro la coalizione vincitrice sono un po', diciamo, una forzatura, un po' giornalistica, un po' dell'opposizione che non ci sta. Però certo, insomma, che Salvini sia in una fase molto difficile, che sia effettivamente un problema a gestirlo, secondo me è abbastanza sotto gli occhi di tutti, o no? Ma io parto da un presupposto, nel senso, la natura di questo governo è molto semplice, nel senso, ci sono 3 forze e tutte e 3 sono determinanti, come si diceva una volta, simul stabunt, simul cadent, cioè nel senso, quindi se parti da questo presupposto è evidente che c'è alla fine l'obbligo di arrivare a una mediazione. Quello che non è accettabile, secondo me, da parte di Salvini, indipendentemente dalla soluzione finale, è che ci sia un veto. Poi che lui debba andare al Quirinale o meno è un altro discorso, ma questo fa parte della liturgia della politica. Chi accetterebbe un veto? Cioè, nessuno. Allora, è chiaro che la cosa deve essere posta in maniera tale per cui tu arrivi a un accordo generale. Per cui, cioè, secondo me, questi sono tutti i passaggi di una trattativa che poi arriverà però ad avere un risultato, un epilogo, e soprattutto immaginare di creare un meccanismo per cui all'interno del centrodestra si crea una sorta, diciamo, di problema Salvini è complicato, perché Salvini è parte determinante di questa maggioranza. Ti faccio un esempio, ha perso, diciamo, le elezioni, ma se c'è un dato che mi sembra abbastanza chiaro è che al di là delle dinamiche che porteranno a un chiarimento all'interno della Lega come partito, i gruppi parlamentari sono stati fatti in modo tale che rispondano a lui. Ah, cioè, quello sono è sicuro. Stati forgiati su un elemento che lo vedi anche nel Consiglio federale, che è la fedeltà. Per cui, indipendentemente da questo, questo è un dato di fatto, e quindi è chiaro che è un dato di fatto su cui rifletterà anche la Meloni, ma non penso che la Meloni si sta dimostrando abbastanza arguta dal punto di vista politico. Se tu hai questa situazione, tu devi fare il governo con questi ingredienti e devi creare un modo che non mortifichi nessuno all'interno di questa maggioranza, per non creare non tanto il problema di adesso, perché questo è un governo che parte ovviamente, ma della stabilità, della durata, che è il dato essenziale. Facciamo una cosa, Gaspari, prima che lei mi dica la sua su questa storia di Salvini, le faccio sentire Giorgetti, perché Giorgetti anche durante, per molto tempo, no, è stato un sorto di dualismo tra Giorgetti e Salvini. Ieri è proprio Giorgetti che dice una parola definitiva. Vediamo. Avete preparato una lista di ministri da consegnare alla Meloni? No. Allora, c'è una lista di ministeri interessanti per la Lega, ma i ministri... No, abbiamo parlato di nomi. Viminale solo per Salvini... Mi sembra un candidato naturale, grazie.
candidato naturale. Anche a lei sembra un candidato naturale? Se sia il candidato naturale mi sembra evidente. È il capo della Lega. La Lega è una forza importante, è una coalizione dove Fratelli d'Italia hanno avuto un successo chiaro, ma dove poi il ruolo di Forza Italia e della Lega è un ruolo decisivo sui numeri, sulla qualità. Devo anche rivendicare per Forza Italia un ruolo importante, perché si dirà avete preso meno voti dell'altra volta, però ne abbiamo presi più di quelli che venivano annunciati e abbiamo lo stesso valore numerico e direi anche qualitativo. Sì, però della Lega. Per Salvini ero ancora messo due paletti precisi. Però su Salvini, allora io ho fatto in questa legislatura uscente il presidente della giunta per le elezioni. La vicenda Open Arms la conosco bene. Lo so bene. E la mia posizione da, come dire, da giudice, tra virgolette, di questa vicenda era che Salvini avesse agito nel pieno rispetto delle norme e delle prerogative. La cosa è chiara, perché lì c'è stato un coinvolgimento di tutto il governo. Quindi la decisione poi dell'Assemblea di Palazzo Madama invece di mandare a giudizio Salvini è stata una decisione politica e pretestuosa. Questa è la sostanza, ma da un punto di vista formale il fatto che un prossimo ministro sotto inchiesta. A mio avviso questa vicenda, possiamo assolvere all'aria che tira, onorevole, possiamo assolvere all'aria che tira stamattina Salvini, c'è un processo in corso. È stato chiesto il mio parere, quindi non è stato chiesto, io dico il mio parere è che la vicenda Open Arms non è pretestuosa ed è politica, anche da parte poi della Procura di Palermo. Detto questo, io non vedo l'ostacolo su questa vicenda, che poi si vedrà che farà. Dopodiché non è la prima volta che ci sono negoziati, trattative, la Lega dirà quello è il candidato naturale, perché lo è, perché è una casella che Salvini ha gestito con efficacia, poi si possono avere giudizi diversi. Poi probabilmente, come tutte le vicende della vita, uno dice una cosa e poi ci sarà una mediazione su un'altra. Devo dire che il livello di discussione di questa fase pre-governo è meno accesa di altre volte, perché adesso noi stiamo commentando questo, di che dobbiamo parlare? Siamo in un'attesa. Il problema vero, sa qual è secondo me l'atteggiamento della Germania sull'Europa? Io che sono di un partito europeista, ieri Antonio Tajani ha salutato il Parlamento europeo dove è stato protagonista con un discorso in aula salutando tutti, è per la prima volta deputato del Parlamento italiano e penso e spero assumerà il ruolo di governo. A me mi preoccupa più l'atteggiamento, io che sono europeista, non vorremmo bussare al citofono e trovare che nessuno ci risponde, perché la Germania, che è il cuore dell'Europa, ha preso il 200 miliardi. L'Europa vive un momento difficilissimo. È questo, onorevole Gaspar, avere una prospettiva rispetto all'energia. A me la gente mi parla, io ieri stavo in un negozio, uno mi ha tirato fuori la bolletta di 7.000 euro e quella precedente di 1.400. Una cosa lei che farà, Salvini che farà? Una soluzione ci sarà. Se la serie chi se ne frega? Avendo però, è un problema che sarà gestito. Però avendo a disposizione, diciamo, un autore, uno dei pochissimi, un esperto. C'è o no un problema in un, immaginiamo un governo con Meloni premier e Salvini presidente, ministro dell'interno, c'è un problema in questo governo dove la Meloni ribadisce la sua solidarietà a Zelensky, all'Ucraina e continua a mandare armi? E Salvini che invece dice, sostiene che le sanzioni vanno sospese e c'è il suo pregresso fortissimo rapporto con ma non con ci la sarà Russia. Una cosa, allora rispondo alla lunga domanda. Secondo me, se facesse Salvini il ministro degli esteri, lei potrebbe dire questa cosa. Anzi, a maggior ragione, se facesse il ministro dell'interno, quindi proteso si occupa ai di temi nostra, degli enti locali, della sicurezza dei confini, potrebbe dire si occupa di la sicurezza nazionale in tempo di guerra. Certo, ma è un parte. La sicurezza nazionale in tempo di guerra è fondamentale. Parliamo anche di Zelensky di dopo, perché di fronte ai russi che straparlano di esperimenti nucleari e dintorni, io la penso come Kissinger. Mettiamo il tweet dell'ambasciata russa. Guardate le dichiarazioni dei giorni scorsi sul suo giornale, mi sono conservato una bella pagina dedicata a Kissinger della settimana scorsa. Sì, l'abbiamo letta. Magari ci fossero dei Kissinger in giro. Io mi preoccupo più della Germania e della mancanza di Kissinger a Washington. Scusi, il resto dei ministeri si farà quello che vuol dire Fabrizio, no? Che quando l'ambasciata russa fa questo tweet e le forniture di armi ucraine non aiutano a risolvere il problema cacao bollette, noi risentiamo la voce di Salvini. Allora guardi, scusi, io sulla questione le faccio un esempio di cosa ho fatto. Io sono stato relatore del primo decreto sulle armi all'Ucraina in Parlamento. È segretato quell'elenco. Io ho fatto il relatore un tale senso delle istituzioni che pur essendo il relatore potevo andare dal ministro della difesa e dire fammi vedere l'elenco perché sono il relatore e avrei tenuto per me il segreto. Non l'ho manco fatto.
ho fatto il relatore in senso istituzionale e ho portato in aula. Arriviamo al dunque. Capisci? Per Forza Italia, ufficialmente Salvini al Quirinale, al Viminale, pardon, non è un problema. Non è un problema, poi lo si valuterà. Basta. Il presidente incaricato, quando sarà incaricato, lo valuterà col presidente della Repubblica. Non mi sfuggono le cose che state dicendo. E il fatto che il Quirinale sull'economia, sulla difesa, perché il Presidente è Presidente del Consiglio Supremo di Difesa, sugli esteri perché il Presidente è anche il rappresentante della Repubblica, l'economia ha un suo, abbia un'attenzione particolare. Mi pare che ci sta dicendo Gasparri. Dico che però si troverà una soluzione. La responsabilità di far partire il governo calma è superiore gesso, va bene. All'ambizione di ciascuno di noi. Augusto. O no? Che volevi dire? Io dico soltanto una cosa. Sbagliate a immaginare che ci possa essere anche in questo governo un atteggiamento della Lega diverso in politica estera rispetto a quello, diciamo, del Premier. Anche se noi andiamo a analizzare tutto quello che è stato detto, al di là delle parole, i fatti concreti che riguardano i provvedimenti approvati in Parlamento, hanno trovato la Lega sempre solidale, sia con Zelensky, sia sulla fornitura di armi, sia sulle sanzioni. Poi c'è un discorso, diciamo, perché le parole, sai, ecco, come al solito volano, e si dice da questo punto di vista, uno può pensare in un modo o nell'altro, ma se c'è qualcuno che ha avuto delle riserve e le ha messe, diciamo, agli atti, anche con atteggiamenti parlamentari, sono stati 5 Stelle. Allora, io da questo punto di vista non ho dubbi, poi si parleranno, di diranno sì, forse non è il caso, ma quando arriveremo a un voto in Consiglio dei Ministri su una fornitura di armi che è decisa in solidarietà e in rapporto con la NATO e con l'Europa, la Lega voterà a favore. Io su questo non ho assolutamente un dubbio. Allora, fatemi vedere che succede, c'è il giro di tavolo i Fratelli d'Italia, siamo entrati con la troupe, no, non siamo più dentro, facciamo cose strane, va bene. Sì, siamo entrati. Borse. No, Mirta, e ci sono, diciamo, si poteva solamente entrare per fare un giro tavolo, non è ancora il momento delle domande, anche se ci hanno detto che arriverà il momento delle domande, che a un certo punto questa è una buona notizia. Ok. Noi ovviamente monitoreremo. Volevo dirti una cosa, visto insomma l'argomento che state trattando nel talk, l'ultimo ad arrivare è stato Gemmato, altro esponente di Fratelli d'Italia, abbiamo chiesto se ci fossero veti su Salvini e lui ha risposto non mi risulta. Quindi è un altro elemento. Ok, allora, dimmi una cosa, Renato Mannheimer, buongiorno, ben trovato, padre dei sondaggisti italiani. Buongiorno. Lo vogliono o no padre, gli italiani? Nonno. Nonno, vabbè, mo non esageriamo. Lo vogliono gli italiani, Salvini, al Quirinale? Al Viminale, io continuo col Quirinale, dagli. Viminale. Lapsus freudiano. Ma su questo per la verità non esistono ricerche, ci sono molte perplessità da parte degli oppositori al governo e anche qualche perplessità da parte degli elettori per il governo stesso. Diciamo però che, come è stato detto prima, non è uno dei problemi principali che disturbano gli italiani in questo momento. Gli italiani non si svegliano pensando oddio Salvini, ma pensano oddio bollette. Quindi travolti dal problema delle bollette di Salvini al Viminale non gliene frega niente. Quanto ha ragione Mannheimer, noi continuiamo ad avere segnalazioni, lettere, persone che ci chiamano di parlare con noi, tutti con lo stesso identico problema, con la stessa identica urgenza, eppure i tempi della politica sono qua e i tempi delle bollette sono là, quindi agosto già non le pagavano, settembre non l'hanno pagata, arriva ottobre e siamo messi così. Vediamo un po' il centrodestra, hanno fatto un grande affresco i miei, tra palco e realtà, vediamo. Penso che la situazione nella quale l'Italia versa sia una situazione particolarmente complessa che richiede il contributo di tutti. Fiumi di voti, ma niente champagne. In attesa del probabile incarico che le assegnerà Sergio Mattarella, per Giorgia Meloni è il tempo delle trattative. Le urgenze del paese però bussano forte alla porta della prossima inquilina di Palazzo Chigi. Se noi pensiamo di poter a livello nazionale continuare a compensare il costo di bollette che continuano a salire per regalare soldi alla speculazione, facciamo un errore. Qui il tema è come si ferma la speculazione.
una manovra da scrivere, le bollette impazzite, un PNRR da gestire. La leader di Fratelli d'Italia sa che la sfida è ardua. Chissà però se lo sanno anche i suoi alleati alla ricerca del consenso perduto. Il tema lavoro, pensioni, energia, bollette e cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate che dovranno essere fermate fra le priorità. Non siamo fatti così. Parliamo sempre al futuro. Salvini intanto rispolverà anche i tormentoni tipici della Lega Nord che fu e mette in cima alle priorità il tema dell'autonomia, tanto cara ai governatori del Nord scontenti dei risultati elettorali, meno al resto del centrodestra. Fra le priorità è anche il tema di restituire sicurezza, fiducia e legalità ai cittadini italiani e bloccare gli sbarchi. E poi Viminale sì, Viminale no. Meloni sulla formazione del governo si dice ottimista. Intanto siamo alle prese con la prima telenovela della legislatura, con una trama alla Dynasty che stride dinanzi a un paese in cui la classe operaia non va in paradiso. Dovete muovervi, non ammazzate l'Italia, se no vi dovete vergognare per tutta la vita. Basta! E Berlusconi, l'altro alleato, non rinuncia ai cavalli di battaglia del passato pronti a diventare quelli del futuro. Ponte sullo Stretto si farà perché vi sono tutti i presupposti. Un vecchio cavallo di battaglia del presidente Berlusconi stava provando a realizzarlo. Il sentiero è stretto, le scelte non facili per una maggioranza così attenta alla pancia del paese e per una futura premier che deve guardarsi dalle insidie fuori e dentro al palazzo. È da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il tempo della responsabilità. Una terra promessa, un mondo diverso, dove crescere. E allora, Renato, tempi molto difficili, devo dire, per Giorgia Meloni. Si vede, proprio ha cambiato faccia, tono, modo. E gli italiani cosa ne pensano? Allora, come dicevo prima, gli italiani si dividono a seconda del loro orientamento politico e quelli che hanno votato per l'opposizione alla Meloni la guardano sempre con spirito critico. Però aleggia un certo atteggiamento, come dire, di quasi fiducia. Cioè le ultime uscite della Meloni, l'essere lei molto rigorosa, compassata, attenta e prudente, suscita una certa fiducia nella popolazione, anche in quelli a cui non piace, anche in quelli che non l'hanno votata, che insomma questa è seria e farà bene. Certo Draghi ha ancora il massimo della popolarità. Ma me la spieghi una cosa, Renato, perché è una cosa su cui mi sto arrovellando, forse tu puoi aiutarmi. È vero, Draghi ha il massimo della popolarità, ogni volta che si fanno i sondaggi Draghi è la persona in cui gli italiani hanno più fiducia. Oggi però Massimo D'Alema fa un'interessante intervista sul Fatto, in cui dice una cosa: vi siete resi conto che questa ossessione del PD per l'agenda Draghi, per Draghi in qualche modo è stata la vera causa della completa perdita di rapporto del centrosinistra con il paese? Cioè quest'idea di Draghi è un'idea che forse riguarda Mario Draghi, ma non riguarda quell'esperienza del governo, perché gli italiani in fondo hanno premiato esattamente la leader che era più lontana in assoluto al governo Draghi. Come si spiega questa cosa? A me colpisce. Dunque, hai ragione, perché il premiato è Mario Draghi. Sull'esperienza di governo gli italiani sanno meno, perché i ministri hanno comunicato meno e sono anche per certi versi più scettici. Però non è vero che il PD ha perso per questo. Su questo secondo me D'Alema, come su altre cose, ha torto. Il PD ha perso per l'incapacità di costruire una rete di alleanze e D'Alema le voleva da una parte. Qui entriamo in politica, lasciamo stare. Comunque è vero che gli italiani hanno fiducia in Draghi, nella persona, nella sua politica un po' meno, e che hanno votato sostanzialmente per avere qualcosa di nuovo. La Meloni è stata votata per il nuovo e poi ha approfittato, ha vinto perché ha approfittato del sistema elettorale del quale il PD non ha saputo approfittare. La prima cosa che voglio gli italiani qual è? Aiuti sulle bollette? Prima necessità di questo momento? Sì. Sì.
prima necessità è aiuti sulle bollette e sul lavoro. Le bollette stanno, perché le bollette, vedi, arrivano tutti, saranno arrivate anche a te. A me è arrivata una bolletta pazzesca. Lasciamo perdere. E quelle colpiscono molto. Mi è arrivata l'altro ieri, quella di agosto. Insomma, basta, non la faccio vedere in televisione. No, guarda, già me la fanno vedere tutti. Almeno tu risparmia, perché giustamente sì, ormai non c'è un commerciante, un imprenditore, un ristoratore che giustamente non tira fuori la bolletta e dice: io così non vado avanti. Scusatemi, tutto questo, dato che Gaspari ha toccato un tema secondo me interessante, insomma, credo che anche Augusto e Roncone ne abbiano riflettuto, questo tema di un'Europa che ci sembra essere, devo dire, ai minimi termini con questo gesto della Germania, che ha messo davvero molto in difficoltà anche un'idea complessiva. La Meloni continua a dire che abbiamo bisogno di politiche europee, però insomma ci sono, è possibile. Su questo forse credo che sia arrivato anche Alan Friedman, vero? È arrivato Alan? Ciao Alan, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora, oggi cerchiamo di occuparci un po' di Europa, no? Perché francamente il fatto che insomma Draghi è stato il primo a parlare di tetto, sembrava che dovesse capitare chissà che, in realtà è sempre un nulla di fatto. Addirittura appunto con la grande Germania, con Scholz che guardava con grande diffidenza questa svolta poco europeista, sovranista italiana, poi lo fa lui il sovranista, c'è qualcosa che non ci torna. Sì, la situazione è sicuramente complicata. Sembra che c'è veramente difficoltà con questo price cap. Va detto, va sottolineato che i famosi 200 miliardi spesi dai tedeschi in termini del rapporto col PIL sono una cifra percentualmente minore di quello italiano sui 60 miliardi già spesi dal governo Draghi, semplicemente per la grandezza della macroeconomia tedesca e il PIL. Detto questo, sono Germania più grandi, non più sta... ricchi e meno indebitati, però questo non vuol dire che ci lasciano affogare. Detto questo, la Germania non sta giocando di squadra e non c'è dubbio che sia l'Italia, Francia, Spagna e tanti altri paesi, per il price cap 15 paesi sono contrari alla Germania affiancata dall'Olanda che vuol tutelare il suo mercato di speculazione. Questi sono i fatti. Detto questo, voglio osservare che Giorgio Meloni ha un sentiero molto stretto in termini di economia proprio per il grande debito e Draghi ha lasciato, fra virgolette, la possibilità di finanziare 4 o 5 miliardi al mese per novembre e dicembre per la riduzione delle accise sulla benzina e per alcuni ristori limitati, ma non sufficienti. Quindi molto dipenderà se Meloni riesce a o rinviare o cancellare alcune delle promesse elettorali della Lega, soprattutto più costose, cioè se la Meloni mostra la serietà che sembra intenzionato a mostrare, cioè mettere alla Farnesina una persona seria, mettere al tesoro Fabio Panetta o qualcuno serio di Pesa, europeista, e si riesce a non fare la flat tax, a parte di quel flat tax minimo sulla gente IVA che va portato da 60 a 100 mila, che non costa l'ira di Dio, ma non fa un flat tax sull'IRPEF generale, non fa l'annullamento della Fornero come Salvini vuole. Se riesce a essere serio e continuare così, c'è la possibilità, sì, e poi dipenderà, e chiudo, il problema è il contrario. Soprattutto dipenderà se la Meloni riesce con signori Salvini e Berlusconi in coalizione ad approvare le tante misure legate al PNRR di cui ci sono decine. Allora, Gaspari vuole dire lui. Allora, il problema è esattamente il contrario. Noi abbiamo un programma elettorale da attuare, flat tax, pensioni minime e quant'altro. Ovviamente i programmi si attuano nelle circostanze date, che ci sia una guerra in corso, una minaccia nucleare e un aumento esponenziale dei costi energetici è un fatto eccezionale e io mi auguro anche transitorio, perché se dobbiamo immaginare che il mondo resta sotto questo incubo, tutti i programmi di tutti vanno rivisti. E quindi è ovvio che uno attua i programmi nelle circostanze... No, fammi finire. Il problema è un altro. Che in Europa due commissari... Non ti fai mai convincere i ragionamenti di Gasparri. Così, io parlo dal punto di vista di economia. No, ma deve parlare lui, però, scusate, mi parla Gasparri. Allora, due commissari europei, prima c'era la pagina di Repubblica,
Gentiloni, che è stato presidente del Consiglio italiano e che fa il commissario per l'economia e che è un esponente di punta del Partito Democratico che è all'opposizione in Italia, e Breton, hanno detto dobbiamo fare un fondo europeo. Lo hanno anche scritto con un appello che ho letto sul Corriere della Sera due giorni fa. Certo. I ministri delle finanze, i ministri europei si ma parlano solo da una vita. Allora, o l'Europa fa un fondo, come ha fatto per il Covid, per finanziare il PNRR e quant'altro, che deve andare avanti, oppure, se non si fa un fondo europeo straordinario, ci saranno problemi molto seri nel fronteggiare la situazione. Quindi novembre e dicembre andiamo avanti. È avanzata qualche risorsa, c'è cioè, qualche addirittura si può essere un'implosione europea. A febbraio, a marzo, che facciamo? O cessa, come mi auguro, la guerra, c'è un negoziato, accade qualcosa che mitiga questa tensione mondiale, perciò citavo prima gli articoli riferiti a Kissinger, che ormai ha 99 anni e non sta più nella tolda di comando in America e non si capisce che ci sta in America, oppure noi non è che andiamo molto lontano. Allora, quindi il tema è il contrario, l'Europa si deve svegliare e deve fare quello che chiede Gentiloni e Breton e che altri non vogliono allora, fare. Allora, mi è appena arrivata in mano un'agenzia per dirvi il clima poi generale, cioè, mentre noi parliamo. E cioè, anche l'America, Alan, che abbia una guida più robusta, perché io mi preoccupo più della debolezza di Biden che non della forza di Putin, che è un arrogante invasore. In verità fai bene, fai bene a preoccuparti, ecco, di questo, paese, perché paese. In America abbiamo il punto interrogativo e non sappiamo se Biden si rafforza o se si indebolisce e sapremo allora, a novembre. Allora, perdonatemi un attimo, mi è arrivata un'agenzia che voglio leggere, credo che sia importante capire qual è la situazione complessiva. Il presidente di Confcommercio Sangalli dice in questo istante, da qui alla prima metà del 2023, secondo le nostre stime almeno 120.000 piccole imprese potrebbero chiudere l'attività e perdere 370.000 posti di lavoro. Questo è il clima in cui ci muoviamo. Fabrizio, che volevi dire? Poi torno anche da Augusto. No, due cose. La prima è che le promesse della Lega che faceva Salvini in campagna elettorale, flat tax, revisione della legge Fornero, le faceva 10 giorni fa. E quando c'era già la guerra, quando c'era già una crisi energetica, quindi che cosa significa? No, scusami, mi scusi onorevole, abbia pazienza, che lui diceva che l'avrebbe, adesso mi sta dicendo che quando finirà la guerra, se la Lega ha fatto delle promesse precise di attuazione immediata di alcuni provvedimenti. Poi, se erano delle bugie, questo non lo so, lo vedremo, perché cioè, diciamo tra che la campagna elettorale e la realtà c'è una bella differenza. Oggi ti insegniamo una bella frase di Bersani. Oggi c'è Giorgia Meloni, sta attraversando a nuoto il mare che c'è tra il dire e il fare. La stanno attraversando un po' tutti sto mare, secondo me, in questo momento. Per tutti nella vita. Vabbè, il problema è evidente che da tutto quello che ci stiamo dicendo, il problema enorme di Giorgia Meloni è capire quanto sarà forte in Europa, la sua parola, la sua forza. Anche Gentiloni e Breton. Ma no, ma diciamoci la verità, la vera scommessa di Giorgia Meloni non è sul piano interno, la vera scommessa purtroppo di Giorgia Meloni, dico purtroppo nel senso che avrei preferito una situazione diversa. E dell'Europa la scommessa. Il problema, di Giorgia Meloni, l'Europa ha un problema, la Meloni ha un problema di dimostrare chi è, come ben fa chiaro. Perdonatemi un attimo, allora arrivo anche da Augusto, però è arrivato un nuovo ospite, voglio presentarvelo, perché sono sempre poi a livello locale degli esempi interessanti di persone che poi tentano di trovare le soluzioni e rimboccarsi le maniche. Uno di questi è il sindaco di Bolzano, che si chiama Renzo Caramaschi, che con la sua giunta, buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno a tutti voi. Con la sua giunta ha varato un pacchetto di misure che devono entrare in vigore a breve. Allora, ricordiamo cos'è Bolzano, no? È un Olimpo del paradiso, cioè tutto il tenore di vita alto, la città più ricca d'Italia. Insomma, io sono terrona, sono napoletana, le posso dire che per noi vi guardiamo come un esempio. Dopodiché invece che succede? Che proprio la ricca Bolzano, mi verrebbe a dire anche i ricchi piangono, decide tutta una serie di misure in cui si autolimita, in cui rinuncia a delle cose perché dice è l'unica soluzione. Sindaco, ci spieghi. No, è molto evidente, faccio solo un preambolo perché mi riallaccio a quello che avevano detto i vostri ospiti, che con il Covid noi eravamo riusciti veramente con un tipo di solidarietà europea e con provvedimenti veloci a ristorare i bilanci delle amministrazioni comunali. Quello che è avvenuto con il Covid dovrebbe avvenire con il sostegno dell'Europa, e quindi qui sono convinto, sempre stato convinto europeista, di mettere a disposizione quello che voi dicevate, un fondo comune che deve
amministrare, che deve così. Ma lei scusi che amministra una bella città bilingue, ma si è accorto che la Germania ci ha proprio mandato a quel paese un po'? Fa da sola? No, guardi, posso dirle, facendo così, proprio si va sulla, nella direzione sbagliata. Allora, io sono di madrelingua italiana, figlio di italiani, nato a Bolzano, sono cittadino italiano, non ho tendenze così... Ma scherziamo, volevo solo dirle che abbiamo un bel problema, perché se la grande Germania, che noi consideriamo invece un partner affidabile, fa così, abbiamo un problema, tutto qua. Ecco, posso dirle, io non posso suggerire niente all'onorevole Meloni, però quello che ha fatto Draghi... Non continuiamo a prendere la Germania come la cattiva, la matrigna. Chiaramente noi abbiamo un debito pubblico che è molto più grande della Germania. Spiegare a un tedesco che deve farsi carico del debito fatto dagli italiani c'è un po' di fastidio. Però se smettiamo di dire la cattiva Germania che è una matrigna che non capisce niente e facciamo un ragionamento di solidarietà europea, come è stato fatto con il Covid, che hanno messo veramente a disposizione quei fondi PNRR e anche i ristori di tutte le mancanze che c'erano nei bilanci delle amministrazioni locali, allora si trova la solidarietà, non è con la contrapposizione, non è col sovranismo, non è col nazionalismo, bisogna un po' blandire. Senta sindaco, ma voi nel vostro piccolo che state facendo? Noi guardi, abbiamo preso una serie di provvedimenti perché abbiamo un comitato per l'Agenzia dell'Energia che riguarda tutti i comuni, ma noi l'abbiamo un po' anticipato. Ecco, siamo fortunati, diciamo, sono alcune misure, la diminuzione della temperatura, non mettetevi a ridere, della piscina coperta di 2 gradi, si risparmia molto. La diminuzione della temperatura, lo spegnimento... A Roma manco c'è la piscina coperta. Noi abbiamo già provveduto a spegnere, adesso interverremo nella illuminazione pubblica garantendo la sicurezza. Quindi stiamo discutendo per i mercatini di Natale, per le feste di Natale, l'indirizzo è se attivare o non attivare le illuminazioni. Noi siamo... Abbiamo un contratto triennale, quindi dobbiamo rispettarlo, però mettiamo dei temporizzatori che si accendono alle 5, alle 6 di sera e alle 11 di sera poi tutti a nanna e si spengono le luci. Che tristezza, sindaco, i mercatini di Natale sono meravigliosi, e vabbè, ci abitueremo pure a quello, che dobbiamo fare? La luce non può ridurla nel tempo, ecco, di giorno non occorre tenere aperte le luci. Se questa è certa, poi tutto ragione. Il settore del riscaldamento. Quindi se il vostro invito è facciamo ognuno un piccolo pezzo, facciamo ognuno la propria parte, perché quello già aiuta un pochino, dopodiché il tema guardi, è più la... Prego. Le posso dire, noi dovevamo risparmiare il 10% con i risparmi energetici sul bilancio del comune. Abbiamo avuto un incremento delle bollette di 8 milioni, cioè sono delle batoste, guardate che se noi parliamo giustamente delle imprese, dei cittadini, che bisogna certo, anche per i comuni è drammatico, lo so bene. Non pareggiano i bilanci, non ce la fanno nel prossimo anno a garantire la normalità del funzionamento delle strutture. Quindi quel milione che noi risparmiamo sugli 8, gli altri 8 li avremo con altri risparmi su altri settori, ma mettiamo a rischio il allora, servizio non so ai quanto cittadini. Gusto sia convinto dal fatto che insomma un po' di buona volontà individuale un po' può aiutare, adesso arriviamo in pubblicità e poi glielo chiediamo, anche perché appunto ci pare in qualche modo che i piccoli problemi quotidiani sono urgentissimi, dall'altro è verissimo l'Europa, il Fondo Europeo, ma sono tutte cose europeo, in cui sembriamo avere poca voce in la luce capitolo di notte. E questo è preoccupante, pubblicità. Ma ce l'ha anche Gentiloni. Mambo! Sindaco è lavoro a tempo pieno, il lavoro del segretario di PD è lavoro a tempo pieno, o si hanno due tempi pieni oppure non ce la si fa. Ma No, finché faccio il sindaco di Milano non credo di potermi permettere di fare altro. Ce l'avevamo dimenticati, Augusto, ma c'è pure il PD, e oggi ci sono la bellezza di 3 grandi interviste, Massimo D'Alema, Pierluigi Bersani e Walter Veltroni, tutti su Identità della Sinistra, due dei tre che rivendicano il fatto che bisognava continuare a ragionare sul tema 5 Stelle e quando è cascato il Conte 2 non bisognava fare un altro governo. Però hanno tutti e tre perso elezioni, quindi possono dare poche elezioni. E D'Alema si dimise nel 2000 per una sconfitta. Bersani fu sconfitto nel 2013, Veltroni nel 2008. E quindi non è che sono consiglieri molto adeguati, perché non è che hanno esperienze brillanti.
O sbaglio? O ricordo solo io il 2008, il 2013 e D'Alema il 2000? Erano dei PD, cioè, giustamente Veltroni ricorda i numeri dei suoi tempi, erano un po' differenti. Però ha perso, nel 2008 Veltroni ha perso col 32%. Lui dice, avete vinto con un cavolo però, dice, questi hanno vinto con un pugno di voti. Però Veltroni ha perso. Vabbè, quindi Veltroni io... ha perso con 10 punti in più rispetto a Meloni. Però ha perso, ma poi però deve dire che l'intervista di Veltroni c'entra un punto critico del Partito Democratico, e cioè... la fine di una comunità, cioè il Partito Democratico non è più dobbiamo comunità. Dobbiamo riallearci con 7 milioni di elettori, dice Veltroni, mi sembra tuttavia una cosa molto giusta. Tuttavia sono tre protagonisti, chiedo aiuto a Minzolini se io ricordo male, di tre sconfitte clamorose, qualcosa che si muove 2000, 2008 e 2013. Al di là dei segretari, perché sono abbastanza d'accordo con Veltroni, no? Fanno rotolare teste dei segretari, non cambia nulla, ma vedi qualcosa che si muove nel mondo del PD, anche Augusto me lo deve dire, però Augusto, mica tutti si muovono. Solo ci puoi occupare, cioè, tutti pure il PD si bisogna occupare. Pure un po' tutti si muovono, tutti si muovono. Se mi chiedi, io ti rispondo, non ho problemi. Questa è la cosa grave, si muovono tutti. Si muovono tutti, però non si è costrutto. Ma sai, il problema centrale lì, secondo me, è un altro. È che tu ti ritrovi a ragionare sempre in termini di alleanze, mentre lì c'è un problema grosso come una casa di identità. Cioè, immaginare che la crisi del PD la risolvi mettendoti dalla parte e alleandoti con i 5 Stelle è un miraggio, per un motivo molto semplice, ma io lo ripeto inascoltato. I 5 Stelle sono tornati ad avere consenso il momento che si sono staccati dal PD. Cioè, Conte ha ripreso, basta vedere i sondaggi, quando ha lasciato l'alleanza col PD, e mentre Di Maio è morto il momento che è entrato in alleanza con il PD. Perché? Perché nella natura di quel movimento, la trasversalità, il fatto di andare da solo, cioè è un dato essenziale. Nel senso, non può accettare in ogni caso un'alleanza se non è egemone. Allora, un discorso di questo tipo non ha senso. Quindi D'Alema ora prende un granchio grande come una casa, che dice che 5 Stelle... Ma è enorme, ma perché continua? Ma lui ancora non ha risolto lo schema, diciamo, vecchio del PC, che non accettava l'idea di avere qualcosa che sia la sua sinistra. Ma questo non è sinistra, cioè noi stiamo parlando della stessa cosa come se 20 anni non fossero passati in vano. Che è successo? D'Alema lo ha stroncato. Il PD l'ha censurato. La vendetta di un rapporto abbastanza complicato con l'Europa. Ora che cosa dice? La soluzione al problema gas, cioè al problema di oggi, la trovi soltanto in Europa. Allora, quello è già stato un passaggio, un passo avanti rispetto a quella cultura. Lì, da quella parte, sono rimasti fermi. Lui dice, Giorgia Meloni evolve, il PD resta fermo, capito? Ma è quello il punto essenziale. Ma no, il problema, cioè, loro magari il PD fosse rimasto fermo, che la soluzione della crisi avvenga attraverso delle alleanze diverse. Il PD si è trasformato, è diventato un'altra. Magari, Augusto, scusami, il PD fosse rimasto fermo. PD si è trasformato, è diventato un'altra cosa rispetto all'idea di partenza. Loro con questo devono fare i conti, con la loro mostruosa trasformazione. Scusa, ma Neimer che ne pensa? Ma Neimer, pronto, domanda secca, perché ho pochissimo tempo. Certo. Ha ragione Augusto, i 5 Stelle prendono voti perché si staccano dal PD, il connubio PD-5 Stelle è una cosa impossibile? Allora, sì, ha ragione, i 5 Stelle da soli vanno molto meglio, ma poi non hanno efficacia politica, quindi una politica di alleanze per governare, per cambiare il paese va fatta. Secondo, è vero che cambiando il segretario non si cambia niente, il PD deve trovare una sua identità chiara. Adesso è un assemblaggio di correnti, o meglio di capi corrente, che litigano tra di loro spesso per posti di potere. Ma c'è un segretario che potrebbe ridare un po' di anima, di identità a questo partito, così in questo momento così difficile? Posso dirti una cosa? Mannheimer. Probabilmente esiste, però prima ci vuole una grande discussione interna e magari la rinuncia a uno dei due poli che frantumano, quello da una parte verso sinistra, ammesso che non sono sinistra, capire che cos'è, stelle, e dall'altro verso destra. Allora, sintetizzo, che dire, che cosa scegliere? Sintetizzo quello che dice Mannheimer, che condivido. O Blair,
fai una sinistra riformista, o Mélenchon, fai una sinistra massimalista. Secondo me, se fanno i laburisti, perdono un pezzo a sinistra. Se fanno la sinistra, ne perdono un pezzo al centro. Sono destinati a perdere. Non faranno né Blair né Mélenchon, faranno uno dopo Letta e perderanno. E gli ex segretari che danno i consigli, la mia non era una battuta, era una constatazione, hanno perso anche loro, D'Alema nel 2000, Veltroni nel 2008, Bersani nel 2013, con più voti ma perdendo. Quindi non conta avere più voti. Consigli, l'importante è che se arrivi secondo hai perso. Allora, io così la vedo. Diceva, da voi è meraviglioso perché c'è sempre noi Berlusconi siamo prima, durante, dopo. Perché ognuno c'ha i suoi problemi, vediamo quello che succede. Io sono fiducioso e faccio gli scongiuri. Certo, il PD deve... Stiamo parlando del PD adesso. Se il PD non prende una decisione, giusto, finisce come il Partito Socialista Francese. Certo. Scegliere anche a costo di separarsi. Finisce, sì, evapora. Un finale un po' la Nostradamus, devo dire la verità, Mannheimer. Però è così, Oblero me lanciò. Pubblicità, vado. Vi ringrazio. Allora, penso che rimanga solo Alan con me. Ringrazio tutti gli altri ospiti. Ringrazio Augusto, Fabrizio, Maurizio Gasparri, Renato Mannheimer, il sindaco di Bolzano. Sta arrivando Aldo Cazzullo e molti altri ospiti. Rimanete con noi. Allora, eccoci qua, 12.02, già arrivato in studio con me Aldo Cazzullo, che è un primo, devo dire, molto intenso professionalmente, tra Mussolini il capobanda in libreria, il suo ultimo libro, e un programma sulla 7 che va in onda il mercoledì sera, che si chiama Una giornata particolare. Di questo vi parliamo perché è andato molto bene finora, fortunatamente, e la prossima puntata è molto, molto interessante. Cristina Fantoni, ultime notizie, eccoci qui. Buongiorno a tutti e due. Allora, 13.30 il telegiornale. Molto rapidamente tutte le notizie di giornata, intanto, che ci riportano ai tentativi di unione dell'Unione Europea, scusami il gioco di parole, che si ritrovano sull'ottavo pacchetto di sanzioni a Mosca, ma poi c'è tutto il capitolo, quello delle soluzioni alla crisi energetica, che segnerà giorni particolarmente caldi, soprattutto sulle frammentazioni, il rischio di frammentazioni, per utilizzare le parole di ieri di Gentiloni. La von der Leyen ha detto che si è pronti a un ragionamento sul price cap, andremo a vedere che cosa succederà. Tutto questo ci riporta naturalmente alle grandi manovre anche italiane per arrivare a queste scadenze europee, con già un'idea di esecutivo da presentare per le sfide, e naturalmente il conflitto in Ucraina, con quell'evidente difficoltà da parte delle forze di Mosca sul territorio, e quel continuare da parte di Putin ad agitare lo spettro del possibile utilizzo di armi nucleari, che naturalmente tiene in allerta Stati Uniti e tutto il resto delle intelligence internazionali. Su questo si torna anche sulla tensione crescente rispetto alle azioni della Corea del Nord, e poi, per quel che ci riguarda, per le nostre latitudini, torneremo in aula a Milano al processo Rubiter, perché è una giornata particolarmente importante, perché Rubi è in aula, ricordiamo, è un processo in cui tra gli altri c'è imputato anche Silvio Berlusconi. 13.30 a telegiornale. Seguiremo con interesse, sembra un pezzo di passato che riemerge, ma arriveremo anche lì. Grazie Cristina, noi rientriamo in studio. Aldo, a parte che è interessante parlare oggi di una donna come Artemisia Gentileschi, perché siamo tutti alla vigilia di una grande svolta, in Italia è una donna premier, quindi è un momento in cui forse riflettere sulle figure femminili ci viene bene. Questa sera va in onda Artemisia. Allora, devi sapere una cosa, la racconto pure, vedo che c'è pure Ala, quindi la racconto anche Ala, anche lui mi conosce da tanto. Mia madre mi voleva chiamare Artemisia, perché considerava Artemisia Gentileschi l'emblema della donna coraggiosa, pioniera, femminista, ma nel senso, secondo mia madre, più bello e profondo del termine, perché fece valere per le sue rivendicazioni come arma il suo talento, perché era una grande pittrice, figlia di un grande pittore. Come ti viene in mente di passare da Mussolini e Giulio Cesare, che sono due mega protagonisti, a questa donna che io conosco bene, sono appassionatissima, ma il grande pubblico meno? Guarda, è una scommessa che abbiamo proprio deciso con l'editore Cairo, il direttore Salerno, con Simone Ercolani, che produce la trasmissione, di fare, ecco, non soltanto appunto Napoleone, che sarà la prossima puntata, Giulio Cesare, San Francesco, Mussolini, Galileo, ma fare una donna, raccontare la storia di una donna, e di una donna che ha aperto una strada. Intanto perché è la prima pittrice a firmare i suoi quadri.
non è la prima donna a dipingere. Era pieno di donne brave, però manco le vedevi, sparivano nel nulla. Ad esempio, la figlia di Tintoretto era bravissima, ma i suoi quadri li firmava il papà. Invece, anche lei, anche Artemisia, era figlia di un grande pittore, Orazio Gentileschi, ma lei pretende e ottiene di firmare i suoi quadri. Una cosa talmente moderna che, pensa Mirta, non c'era neanche il nome per chiamarla, non c'era la parola pittrice, e la chiamarono pittora. La pittora. Poi lei fu violentata dal pittore, amico del padre, che il padre le aveva messo accanto perché le insegnasse la prospettiva, si chiamava Agostino Tassi, e lui fa una cosa orrenda, si mette d'accordo con la migliore amica di Artemisia, Tuzia, che era sempre in casa con lei, e Tuzia fa entrare Agostino, il padre in quel momento non c'è, poi Tuzia se ne va, li lascia soli, lui l'aggredisce, Artemisia si difende, gli dà anche una coltellata, ma lui la sopraffà. E poi, mentre lei piange disperata, le promette di sposarla, solo che Agostino è già sposato. E allora Artemisia, con l'appoggio del padre, lo porta a processo. Cioè non fa la vittima silenziosa, ma lo porta a processo. Cosa per l'epoca clamorosa, ve lo posso garantire, clamorosa. È il primo processo per stupro di cui abbiamo tutti gli atti, perché tutta Roma lo segue. È la Roma di Caravaggio, di Bernini, Borromini, Guido Reni. Faremo vedere delle immagini bellissime della Roma barocca. E in quel processo, come spesso accade ancora adesso, Mirta, purtroppo, a salire sul banco degli imputati è lei, è la donna, è la vittima. Artemisia Gentileschi viene torturata in modo atroce, le spezzano le dita, una cosa terribile per chiunque, a maggior ragione per una pittrice, perché deve dimostrare le sue accuse. Lei continua a ripetere, è vero, è vero, è vero. Subisce anche una visita umiliante, devono vedere se davvero... Allora, sai cosa violentata? Mi colpisce di questa storia? Che sono passati quanti, dal 600 ad oggi, e il tema del quanto è difficile denunciare per le donne è rimasto immutato. Però viva Artemisia, che ha messo tutte noi nelle condizioni di farlo, e ogni donna che lo fa aiuta un'altra, ricordatevelo sempre. E scusa, posso dirti ancora una cosa? Sai questo quadro cosa rappresenta? Perché alla fine poi lei vince il processo, Agostino viene condannato, ma il Papa, che ama i suoi quadri, gli dà la grazia, e allora lei si vendica attraverso l'arte. Giuditta taglia la testa di Oloferne, Giuditta è il ritratto di Artemisia, Tuzia, allora, l'amica e la serva, e secondo alcuni critici Oloferne al volto di Agostino Tassi, dello stupratore. Caro, ti porto da quest'arte meravigliosa seicentesca alla stretta attualità, perché dal palazzo di Fratelli d'Italia incredibilmente stanno uscendo i primi personaggi dopo l'incontro. Ecco, uscirà Lollobrigida. Ah, quindi siamo tutti in attesa di Lollobrigida, che dovrebbe dichiarare cosa sta accadendo in questa riunione dei Fratelli d'Italia. Ho capito bene? Marvin, io sto prima. Sì, hai capito benissimo, Mirta. Siamo in attesa perché sta finendo in questo momento la relazione della Meloni, e quindi è arrivato il momento in cui verrà. Allora, perché questa attenzione? Vi tenete a casa? Perché l'attenzione è così spasmodica? Perché la Meloni parla pochissimo in queste ore, quindi i giornalisti, tutti noi, cerchiamo di cogliere da questi incontri molto riservati, ieri Consiglio federale, oggi questo, quindi bocche abbastanza cucite, dei particolari per capire come si andrà avanti questa difficilissima composizione di un governo d'emergenza, mi verrebbe da dire, perché questo è il vero tema, che Giorgia Meloni ha molto ben chiaro, che il suo governo sarà un governo di emergenza. Passiamo da una donna all'altra, però, perché appunto dicevamo le donne, è una premier a Palazzo Chigi, una cosa molto come dire, rivoluzionaria per il nostro paese, in un momento assolutamente straordinario, di una difficoltà inaudita, con una donna che ha cambiato volto quando ha vinto le elezioni, no? È diventata di una prudenza, di un silenzio, cioè molti dicono somiglia a Draghi. Ah, c'è Lollobrigida, pardon, un momento. Lo so, come non sta andando, si faccia, sta parlando della composizione del governo? Stiamo parlando della fase storica in cui versa l'Italia e il mondo, e ragionando di quella che è la grande responsabilità che potremo trovarci da qui a poco a incarnare in prima persona con Giorgia Meloni. Se questo sarà, con disciplina, con responsabilità, cercheremo di condurre l'Italia fuori dalle situazioni nelle quali i nostri cittadini e le nostre imprese si stanno trovando. È questa la sede di oggi in cui valuterete anche la lista che è venuta fuori dal Consiglio federale dell'alleato Salvini, della Lega? No, non è questa la sede. Giorgia Meloni, nel caso sarà incaricata dal Presidente Mattarella di formare un governo, ragionerà ovviamente nel dettaglio delle persone migliori che possono occupare ruoli di responsabilità,
e che possano lavorare al meglio per rispondere immediatamente alle esigenze degli italiani e poi, in termini strategici, a programmare come rilanciare la nostra nazione. Ci sono dei veti sul nome di Salvini? A me non risulta che ci siano veti di alcun tipo e partire dai veti è sbagliato. Partire dalle competenze, dalle qualità, dalle capacità delle persone che possono accompagnare nel ruolo importante all'interno di un Consiglio dei Ministri il popolo italiano a fare il meglio possibile per restituire a questa nazione il ruolo che merita. Ma esiste il lodo Meloni, ovvero nessuno tornerà al ministero che ha già occupato? Guardi, su queste cose non entro nel merito perché non ce n'è ragione, attendiamo che il Presidente Mattarella definisca dopo le consultazioni, dopo la formazione del Parlamento. Noi oggi purtroppo ancora non abbiamo nemmeno l'elenco degli eletti dei singoli partiti a causa di una disorganizzazione oggettiva che c'è stata fino adesso. L'orientamento della Presidente è quello di un governo tecnico o governo politico? Guardi, un governo eletto dal popolo che ha una salda maggioranza è già un governo politico, dopodiché ci saranno ministri politici e se la situazione lo richiederà ci sarà anche la possibilità di utilizzare competenze di altro profilo perché dobbiamo dare la migliore offerta possibile agli italiani. In particolar modo sull'economia? C'è un particolar modo, c'è una verifica di quelle che sono le competenze necessarie. Grazie. Grazie a voi. Allora, io sto vedendo un cambio di tempi davanti ai miei occhi, cioè insomma i Fratelli d'Italia lo conosco molto bene, Lollo Brigida è venuto molto spesso qui, insomma avevano un tono arrembante, polemico, cioè c'è proprio, a me mi sembra di essere tornati, non so, ai tempi di Forlani, Democrazia Cristiana pura, cioè mondi nuovi ragazzi si aprono davanti a noi. Tra l'altro è arrivata un'agenzia di Bloomberg, Alan, forse questa puoi anche tu capire come ti suona. Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, non sarà probabilmente il prossimo ministro dell'economia italiano, l'ha dichiarato l'agenzia statunitense Bloomberg, una fonte riservata, che ha preferito restare anonima. Sarebbe però, secondo le indiscrezioni, stato lo stesso Panetta, nel corso di un colloquio privato in occasione della riunione dei ministri delle finanze e dell'area euro tenutasi a Lussemburgo. Questa è una cosa importante, questo è un nodo essenziale per questo governo, riguarda il Presidente della Repubblica, riguarda l'Unione Europea e riguarda i rapporti internazionali. Quindi insomma questo è uno dei pilastri su cui poi si deciderà la solidità di questo esecutivo, no Alan? Sì, credo che per i mercati internazionali, per i partner europei, anche per Washington, le due caselle più importanti sono l'economia e la Farnesina. Se Fabio Panetta e Bloomberg, spesso io conosco Bloomberg, sono molto bravi e quindi se pubblicano questo c'è un'altra probabilità che sia vero. Ci sono tante storie. Quindi su che Panetta non sarà che Panetta. Ci sono tanti, se non è Panetta, che sarebbe un peccato per il governo italiano perché Panetta è quello che garantisce credibilità subito. Il contrario sarebbe la nomina di Giulio Tremonti che garantisce mancanza di fiducia subito e in mezzo ci sarebbe un Domenico Siniscalco che sarebbe una specie di tria della situazione, un tria del governo Meloni, flessibile tria. Diciamo, okay. Flessibile, maleabile. Senti, voglio fare una domanda anche a Alan, ad Aldo su questo, perché il punto qual è? È che prima quando io ho detto che molti la definiscono una draghetta, cioè che lei comincia a somigliare a Draghi, Alan ha storto la faccia, perché naturalmente si ricorda molto bene insomma, la differenza dei profili, avendola vissuta per molti anni. Però insomma c'è qualcosa, una vera e propria trasformazione che tu vedi in questa donna, questa giovane donna che si trova davanti onestamente un compito che fa tremare le vene ai polsi? Certo, guarda, è un momento storico drammatico. Abbiamo la guerra ai confini orientali dell'Europa, abbiamo un'impennata dei prezzi che fa soffrire moltissimo le famiglie, le aziende. Siamo ancora reduci da una pandemia che probabilmente ci creerà qualche problema ancora questo autunno. E quindi è un momento storico ed è storica sicuramente anche questa svolta di avere per la prima volta una donna a Palazzo Chigi. E Giorgia Meloni si è costruita fondamentalmente restando all'opposizione e coltivando rapporti con alleati che adesso sono più imbarazzanti che altro. Orban, migliore amico di Putin, è un alleato imbarazzante. Gli spagnoli di Vox non andranno al governo,
Al governo in Francia c'è Macron, che è un centrista, c'è Scholz in Germania, che è un socialdemocratico, ed è con loro che inevitabilmente Giorgia Meloni anche, devi anche trovare dialogare. Accordi importanti. Il problema è che lei è sicuramente una leader, che lo può negare, 26%, però non ha una squadra all'altezza, non ha ad esempio un ministro dell'economia pronto. Da qui l'esigenza di trovarlo. Adesso, se Bloomberg scrive questo, probabilmente è Panetta che in qualche modo ha fatto filtrare questa cosa. Può anche darsi che il Presidente della Repubblica sia in grado di fargli cambiare idea. L'ipotesi Tremonti mi sembra più che altro una suggestione. Tremonti ha un pessimo rapporto con Draghi, è proprio come mettere due dita negli occhi a Draghi, e come giustamente notavi non è l'atteggiamento di Giorgia Meloni in questi giorni. No, anche perché invece credo che la Meloni abbia molto bisogno ancora di un accompagnamento di Draghi, no? Mi pare che questo sia molto chiaro. La nuova legge di bilancio la scriverà come giusto il nuovo governo, però in un'ottica di continuità, anche perché ci sono i soldi del PNRR da spendere, c'è il prezzo del gas da abbassare, ci sono delle esigenze che vanno affrontate in modo molto tecnico. Quindi voi aspettate una Meloni che non ci dà sorprese, insomma, una Meloni istituzionalizzata. Io credo che lei vorrà dare un segnale di apertura. Non so se riuscirà a dare la presidenza di una delle due camere all'opposizione, perché gli appetiti anche di Forza Italia e Lega sono tanti. Però io penso che lei darà un segnale di apertura, che ci saranno due o tre ministri, è brutto dire tecnici, che vengono dalla società civile, che ovviamente guardano alla destra, ma non sono necessariamente targati a destra. E spero che lei farà un grande investimento sulla libertà. Libertà degli italiani di lavorare e anche di guadagnare di più una volta pagate le tasse, libertà di intraprendere, meno fisco, meno burocrazia, liberare le energie degli italiani e investire sugli italiani. Allora, facciamo una cosa, arrivo anche da te, Alan, arrivo subito, però vi faccio vedere una cosa, perché ha fatto un quadro, no, Aldo, di dove veniamo anche, non solo in che disastro siamo oggi, ma da dove veniamo, forse è importante, Fabio, anche capire perché il paese è così stanco, arrabbiato, disperato, guardate. Siamo fermi da un anno, i miei 8 dipendenti, tutti in cassa integrazione, non hanno preso niente, neanche loro. Abbiamo bisogno di lavorare, è necessario aprire le attività. Chiediamo le riaperture immediate per tutte le attività. Aprire, aprire, aprire. Venite, unitevi con noi! È diventato inaccettabile questa situazione! Tra un po' invece di venire ai nostri ristoranti, venite a portarci soldi in qualche cappellino, perché la situazione è veramente disperata. Da 700 e passa euro mi portano una bolletta a 3.900 e passa. Ma qua siamo pazzi. Allora, eccoci qua, ci hanno raggiunto anche altri ospiti, vedo che è entrato Raffaello Lupi, lo ringrazio di essere con noi, tributarista, economista, ma insomma anche uomo di saggezza, devo dire. Un po' di tutto. Un po' di tutto, non come tutto ci vuole in questo tutto. Momento. Bisogna... Poi vedo, ecco, vedo collegati con noi due persone, una delle quali ho conosciuto bene in altri tempi, che è Umberto Carrera, io apro, e con lui c'è Vittorio Rastelli. Da quello che ho capito però, Carrera, mi corregga se sbaglio, io apro si può trasformare molto rapidamente in io chiudo, dato le bollette e i problemi del momento, ho capito bene? Ma a quanto pare ci vogliono portare al fallimento, dottoressa. Io chiudo ormai sembra l'unica alternativa, sembra ci sia un disegno sotto per far fallire le imprese, le famiglie. Io qui centinaia di bollette con me, di aziende che non ce la fanno più. Noi francamente non ci interessa più e non ci interessa capire chi governerà, come ci governerà, se la Meloni sceglierà i ministri giusti o quelli sbagliati. Noi abbiamo bisogno di soluzioni subito, perché dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni di Covid, dopo 2 anni di Green Pass, con le cartelle settoriali che arrivano, ricevere 13 o 14 mila euro di bollette oggi è una truffa per i cittadini, per le imprese e per le famiglie. Noi non sappiamo più come andare avanti, quindi invece di litigare sulle poltrone bisogna intervenire subito, altrimenti, come abbiamo fatto con IoApro, facciamo da soli. Ma ce lo dicono chiaramente. Ma da soli che vuol dire, scusa Umberto, che non pagate le bollette? Che fate? Obiezione energetica? No, da soli significa...
No, da soli significa che se non paghiamo le bollette ce le staccano, no? Quindi se Eni, che è controllata al 30% dallo Stato, vuole staccare le bollette a tutti, lo faccia pure. Noi abbiamo deciso che dal mese di novembre pagheremo le bollette, il corrispettivo del 2021, ovvero se nel 2021 alla parità di così pagavo 1000 euro, pagherò, corrisponderò a Eni la stessa cifra. Il resto, siccome è speculazione, e questo l'ha detto la Meloni 3 giorni fa, che bisogna fermare la speculazione rimanga a carico del governo. Noi andiamo avanti in questo modo. Il 13 ottobre saremo a Roma. Io mi aspetto, lo dico chiaramente a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni, che hanno affiancato le proteste di Io Apro quando loro erano all'opposizione e venivano con noi alle manifestazioni in televisione. Io mi aspetto che loro siano con noi a dare quantomeno spiegazioni e a capire come il governo di centrodestra darà soluzione alle bollette per gli italiani. Io mi aspetto che il 13 ottobre a Roma loro siano lì con noi. Allora, devo dire che noi si è ricordato il passato. Questi leader dell'opposizione, Salvini, la Meloni in testa, erano quelli che ascoltavano queste parole: quando ci saremo noi non ci sarà più tutto questo. Ma un bel ministero al generale Pappalardo non glielo diamo. Battuta così. Cosa voleva dire? Un bel ministero al generale Pappalardo, non glielo diamo. Per carità, ma non esageriamo. Allora, fra Gianluca Brambilla, imprenditore, anche lui contro le bollette impazzite, ma tutti gli imprenditori italiani lo sono, non è che sia una rarità. E ancora Francesco Borgonovici, direttore della Verità. Alan voleva dire una cosa, ripasso da lui perché l'ho tenuto in sospeso, anche su quello che ha appena detto Carriera, cioè sul fatto che questi signori dicono noi paghiamo quello che abbiamo sempre consumato, il resto non sono problemi nostri, non sapete fermare la speculazione. Non ci riguarda. È chiaro che l'emergenza energetica e le bollette è il problema numero uno, proprio per l'urgenza di usare ogni risorsa nazionale e europeo per le bollette delle imprese e le famiglie. Sarà fisiologicamente impossibile per Meloni di introdurre le caramelle della campagna elettorale, la flat tax, l'allungamento della Fornero e altre sciocchezze che costerebbero 180 miliardi. Deve usare ogni risorsa per l'energia, per le bollette e rinviare queste altre idee. Per quanto riguarda quello che Aldo ha detto prima, sono d'accordo con Aldo che la Meloni non avendo la squadra per il Ministero dell'Economia, forse anche per la Farnesina, è costretto a cercare dei tecnici. Dire che lei comincia a somigliare Draghi mi sembra un po' esagerato, nel senso che è chiaro che uno è il più illustre statista che l'Italia ha avuto, Draghi, da De Gasperi, e l'altro è capo di un partito che si chiama post-fascista, ma che contiene ancora persone che danno il saluto romano e non hanno una grande esperienza di governo. Quindi chiaro che non si può paragonare Draghi. Si può dire però, Mirta, che la Meloni è molto scaltra, molto intelligente, sta usando Mario Draghi come il suo tutor, e se Draghi riesce a educare, istruire la Meloni sull'importanza di portare avanti il PNRR senza riscriverlo e ottenere i soldi, Italia avrà soldi per anche le bollette. Se Meloni segue la traccia di Draghi, Borgonovo, a parte che sei inorridito per le parole di Alan, ti ho visto, ma... No, io lo ringrazio perché in queste giornate cupe mi fa molto divertire. Cioè ti mette allegria, Friedman? Ma tantissima, mi piace tantissimo. Sono... bene per te. Come mai? Non ho capito. È una cosa bella. Spero che è un tentativo di essere ironico. Ah, ironico. No, male. Dico sul vabbè, non è che faccio un complimento una volta perché non se la prende. E poi sono d'accordo con quello che dice, ma lo sento, cioè, mi permetto di ricordare anche, insomma, non solo gli ascoltatori, ma magari anche a partito di Giorgia Meloni, che è stato votato dalla larga maggioranza degli italiani, il partito che era l'opposizione. Ma veramente la larga maggioranza degli italiani non è vero. 7 milioni di italiani hanno votato per Meloni, che sarebbe 11,5% degli italiani, quindi vuol dire che 88% degli italiani non hanno votato per Meloni. Benissimo. Quindi è una legge elettorale molto complicata, il vostro Rosatellum. E ha fatto sì è una legge elettorale,
Ma uno su 8 italiani hanno votato Meloni, uno su 8 in Italia. È una legge elettorale orrenda, sì, che hanno fatto i partiti, sì, che ne sono state vittime, ben gli sta, si chiama karma. Dopodiché è la legge che abbiamo e la democrazia parlamentare rappresentativa funziona così: quello che prende più voti sulla platea di quelli che vanno a votare, poco ma sicuro, c'è stata anche un sacco di gente che non ha votato, ha votato il partito di Giorgia Meloni e altri partiti che sono contrari, diciamo. Vabbè, però facciami una cosa a me, Francesco, te leviamo questo amorosi sensi fra tre Friedman, ma tu te l'aspettavi una Giorgia Meloni così attaccata al Draghi, così all'unisono, così aiutata, così guidata, te la saresti mai aspettata? Insomma... Allora, mi sarei aspettato una Giorgia Meloni, essendo Giorgia Meloni prima di tutto una secchiona, mi aspettavo una Giorgia Meloni che quando prende o è in procinto di prendere un ruolo istituzionale si comporta come dovrebbe comportarsi ogni Presidente del Consiglio, cioè sapendo che rappresenta non soltanto i propri elettori ma tutti gli italiani, primo. Secondo, questa cosa che Meloni adesso è la nuova fidanzata, nipotina, figlia, quello che volete, di Mario Draghi, mi sembra che insomma... si carichi un po' troppo, anche perché le dichiarazioni vanno in un altro senso, che poi loro smentiscano quello che l'intero, come dire, mondo politico mediatico italiano ha raccontato fino adesso e che Friedman ha riassunto prima, cioè da un lato c'è il genio Draghi, da un lato c'è il genio Draghi che ha perso le elezioni, ha rinunciato a stare al governo, tutto quello che sappiamo, però qualunque cosa faccia è buono, adesso se la Meloni diventa buona è merito di Draghi, e dall'altra parte ci sono i fascisti cattivi. Questa è una narrazione che si sta sgretolando per racconto degli stessi giornali che l'hanno alimentata. Dopodiché a me alcune cose che sento dire è quella che lei ha fatto anche poco fa, diciamo, ho sempre detto ho sempre detto non temo il fascismo, temo l'incompetenza. Se lei rettifica la mancanza di squadra con tecnici o persone penso che una cosa che su cui sta riflettendo anche la Meloni. Aldo, dire un'ultima cosa, scusa. Però questa roba non va. Allora, una cosa, nessuno di noi pensa che la Meloni sia la nuova Draghi, è evidente che no, non soltanto, ma lui ha preso dei voti anche di protesta, voti dei moderati che hanno visto in lei la leader che poteva riportare dal 2011 il centrodestra a Palazzo Chigi, ma ha preso anche voti di protesta, quindi non è Draghi e non farà Draghi. Le cose che dice Alan sono oggettive, cioè, io a differenza di Alan penso che la Meloni abbia avuto una grande vittoria politica. C'è una nettissima vittoria politica del centrodestra, al di là dei numeri, perché il centrodestra si è unito, anche se poi magari si detestano, ma si è unito, mentre non si possono sommare i voti di PD, 5 Stelle, Calenda e dire campo largo e maggioranza. No, perché c'è gente che ha votato PD quindi insomma, siamo d'accordo su questo. Il dramma con la legge elettorale è fatta le maggioranze sono minoranze, cioè, in questo paese, ma è un problema che serissimo. Che non torni il fascismo è evidente, no? È evidente. Che agli italiani non importi nulla, che alla maggioranza degli italiani non importi nulla. Sì, io sono molto orgoglioso di aver fatto quel libro, caro Borgonovo, dovresti leggerlo anche tu, perché dovresti sapere quale tragedia è stato il fascismo. Anche, e tu non devi banalizzare recensito queste cose, Borgonovo, perché il fascismo è una tragedia. Quando Alan Friedman dice che continuate a fare dei libri sul fascismo, organizzare iniziative sulla marcia su Roma, più dei nostalgici, quando Alan Friedman dice che ci sono persone che fanno saluto romano, non è che se l'ha inventato lui, no, li abbiamo visti, alla verità abbiamo visto, sì, ma quando oggi Alan Friedman ricorda nel libro che c'è Giorgio Meloni, che la nipotina di Draghi, siete andati avanti un anno, due anni, tre anni a dire che era la reincarnazione. La contestazione che ha scritto un libro su Mussolini, Cazzullo, sai, io non ho capito bene qual è il problema. Non si è capito che aveva detto Borgonovo, però tu sei ripartito. Infatti. Cioè, la contestazione qual era? Che si occupa troppo di Mussolini, Cazzullo, non ho capito bene. No, la contestazione semplicemente, mi permetto di dire due cose che per concludere il discorso di prima, se no non si capisce, poi lascio tutto il campo a Cazzullo, che fa i libri che gli pare e spero che continui a farne tanti. Io peraltro non l'ho comprato e ho anche letto e persino recensito. Ok, ottimo. Quindi sto semplicemente dicendo che
il sistema mediatico italiano, per lo più, a stragrande maggioranza, compreso il Corriere della Sera o alcuni collaboratori non secondari del Corriere della Sera, hanno raccontato una minaccia sovranista, fascista, populista, tutti gli istismi che volete. Adesso raccontano loro stessi una Giorgia Meloni completamente diversa, con questo Draghi che le tiene la mano sulla spalla, e tra l'altro è sempre buono, è sempre bravo e tutto ciò che tocca diventa oro, e dimenticano una piccola analisi di realtà, che Giorgia Meloni non è mai stata estremista, non è mai stata fascista, è sempre stata una molto consapevole del ruolo che sarebbe andata eventualmente a prendere e delle responsabilità che portava. Secondo, il dato politico di queste elezioni, che spero Giorgia Meloni non si dimentichi, lo spero vivamente in tutta questa orgia draghiana del post-potere, che la grandissima maggioranza di coloro che sono andati a votare ha votato contro. Allora, ti devi un attimo fermare, dobbiamo chiudere questa discussione con Aldo, perché io poi ho Brambilla e Carriera che vogliono parlare anche di problemi concreti. Va bene, allora adesso andiamo, lo so. Io rispondo ovviamente per quello che scrivo e non posso parlare a nome del mio giornale, perché non sono il direttore del giornale, ma leggo il Corriere della Sera, do anche una mano a farlo, e quindi posso parlare soltanto non per gli altri giornali. Il Corriere della Sera non ha mai parlato di ritorno del fascismo o di pericolo fascista. Confermo. Semmai ci siamo interrogati se nell'interesse nazionale, che sta a cuore la Meloni, sta a cuore a tutti gli elettori, e ci sia più una logica appunto sovranista o più una logica europeista. A nostro modo di vedere, è nell'interesse nazionale c'è un dialogo, come dicevamo all'inizio, con Scholz, con Macron, con la von der Leyen, con la Lagarde, che a volte prendono decisioni sbagliate, a volte anche loro guardano soltanto ai cavoli loro, come la Germania, sono loro. E noi dobbiamo dire no, queste cose non vanno bene. Però l'atteggiamento, la pacchia è finita, secondo me non è un atteggiamento costruttivo. E più dire l'Italia c'è in campo, non prende ordine da nessuno, non pretende di impartirne, troviamo il modo di opporci a Putin, di abbassare il prezzo del gas, di fare partire le cose. Allora ragazzi, andiamo in pubblicità. Alan, stasera tu sai cosa devi fare, ci sentiamo a te al telefono, vediamo Artemisia Gentileschi sulla 7, spero tutti voi, perché varrà la pena, è una storia meravigliosa stasera, una giornata particolare. Vediamo in pubblicità e torniamo subito, voglio sentire Lupi, Brambilla e Carriera. So che devo tornare da voi, pubblicità, devo tornare da voi. Mambo Italiano. Ovviamente mettiamo quello che ci serve senza esagerare. Un tempo avremmo fatto il pieno. 10 euro, grazie. Si cerca di risparmiare anche sulla benzina. Sì, mettiamo il giusto e poi ovviamente cerchiamo anche di usarla il meno possibile l'auto. Una famiglia normale, quello che un tempo era chiamato ceto medio, una coppia, due stipendi e due figli. Poi all'improvviso il caro bollette, l'aumento dei prezzi e l'economia domestica totalmente da rivedere. Adesso ci fermiamo in salumeria e compriamo solo lo stretto necessario. Oggi compriamo solo il pranzo per domani da portare al lavoro. Ecco, eviti di comprare Coca-Cola in quantità industriale, magari compri la lattina che sei sicuro che bevi. Fa attenzione, ecco, una spesa mirata. Per Vincenza e Roberto la situazione è talmente cambiata che per affrontare le spese quotidiane Vincenza ha deciso di trasferirsi dai suoi genitori con marito e figli. Andiamo dai nonni, i nonni ci daranno una grande mano, faranno da babysitter, pulmino, signora delle pulizie. E voglio dire, pagheranno anche una parte delle bollette, visto che staremo per un po' anche a casa loro. Conti alla mano, i soldi, nonostante il lavoro, non bastano mai, tra bollette, attività sportive, spesa, senza considerare la rata del mutuo di 700 euro al mese. 1.600, 1.700, siamo intorno a 1.800 euro al mese solo di spese. Noi andiamo avanti perché si lavora in due, ma mi metto nei panni di chi è monoreddito e ovviamente fa i salti mortali davvero. Così si va avanti con una serie di rinunce, dalle uscite alle serate al ristorante. Eviti di uscire perché significa prendere la macchina, la benzina, l'autostrada, magari ti devi vestire anche in un certo modo e quindi cerchi poi di evitare di complicarti la vita.
Questa è l'Italia, persone normalissime, due lavori, persone che vivono bene fino all'altro ieri, non è successo nulla, la nonna ha perso il lavoro, non ci sono drammi, c'è il fatto che tutto costa talmente tanto che la vita normale diventa proibitiva. Raffaello Lupi, cosa si può fare? No? Perché anche questa idea di carriera, no? Si può dire noi paghiamo quello che abbiamo sempre consumato, non possiamo pagare di più, è una roba che sta in piedi. Allora, delle cose già stavano succedendo prima della guerra, cioè noi siamo stati abituati a inflazione zero, denaro, tassi negativi, stava cambiando già prima, lasciamo stare, c'è la globalizzazione, la vita diventava più complicata, la crisi del ceto medio, già c'era prima. Adesso la questione bollette deriva, cioè se ci fosse stato il monopolio dell'Enel sarebbe successo di meno. Bene. Perché l'Enel comprava tutto lei e poi dopo faceva lei un prezzo medio. Invece, siccome ci siamo inventati il mercato, cioè abbiamo dovuto fare il mercato di tutto, e c'è il libero mercato produce il fatto. Ma c'è il libero mercato, ma il libero mercato esce sempre dalla stessa presa elettrica dove confluisce tutto. Allora, quando Mirta Merlino accende la luce o il frigorifero, lei non è che sta comprando l'energia elettrica fatta dai pannelli solari che costano come prima, o quella dal petrolio che costa un po' più di prima, o quella del gas che costa molto più di prima. E allora bisogna trovare un prezzo medio. Questo prezzo medio a livello regolatorio è stato fissato tendenzialmente sul più alto, perché prima era quello delle energie alternative, dice il carbone costa poco, ma noi dobbiamo ridurre l'uso del carbone perché c'è Greta inquinante, cambiamenti climatici, quindi, eccetera. Quindi abbiamo fatto parecchi errori, ci siamo messi una trappola da soli. Sì, ci siamo messi un po', quando si parla di scoppiamento, il decoupling, no? Vuol dire semplicemente cerchiamo di... Se prendo pannelli solari, pago i pannelli solari, non pago il gas. Sì, ma siccome è una cosa complicatissima, siccome tu non prendi pannelli solari, ma tu prendi energia elettrica che viene da una media. Scusi, Lupi, come si fa il prezzo della media? Ma per la gente che non è la speculazione cattiva. Ho capito, noi italiani cerchiamo sempre l'uomo nero. Io ho in mano questo pacchetto di bollette. Ti posso dire che tutti i miei colleghi non riescono a pagare queste bollette. Che può fare l'Italia? Questo ancora non ho capito, tante ricette, ma una cosa che possiamo fare. Una cosa che non si doveva fare e che ha fatto un buco era la tassa sui sovraprofitti, perché era fatta malissimo. Questo l'ho capito. Era fatta malissimo e fatta meglio in un regolamento dell'Unione Europea. Cioè, in prospettiva, devi cambiare i prezzi. Cioè, ognuno deve essere remunerato per quello che gli costa il suo gas, la sua produzione di energia. Ma non possono andare a traino di quello che gli costa di più. Allora, lui dice, se tu mi togli l'extra profitti, perché comunque sto lavorando su un mercato completamente impazzito, non cambia nulla questo. Tra l'altro manco me li riesci a togliere ai noi, perché lì stanno. Allora, volevo dire, che vuol dire Borgonovo? Volevo arrivare da Brambilla e Carriera, al volo però. Solo per completare il discorso, la guerra c'entra pochissimo con le bollette, non hanno cominciato un po' a vedersi, la guerra c'entra pochissimo, quello che ha fatto aumentare il costo dell'energia è... la decisione di spostarsi sul TTF e seguire i contratti slot invece di quelli a lungo termine. Chi l'ha presa questa decisione, chi l'ha voluta? L'Unione Europea, primo. Secondo, qual è la seconda cosa che ha fatto aumentare le bollette? Il Green Deal. Esistono studi che abbiamo pubblicato, consegnati alla Banca Centrale Europea, che dicevano mesi prima che avrebbero fatto aumentare il costo dei fossili e quindi si sarebbe riverberato sulle bollette. Chi ha voluto questa roba? L'Unione Europea. Quindi... Chi che suggerisce? Se andiamo a quel paese dell'Unione Europea, facciamo da solo. Cioè, mi pare, la mia preoccupazione mi pare è sempre un po' quella, che dobbiamo dire delle cose concrete a queste persone. Scusate, mi pare che i giornali
il racconto della realtà fatto dai quotidiani in questi giorni ci sta allora, indicando scusate, però devo mettere Brambilla, lo vedo sconfortato il mio Brambilla, che però succede? Ogni nazione sta facendo per sé, la Germania fa quello, noi ci viene detto vabbè, ogni atto Brambilla... che facciamo da soli non lo possiamo fare, questa è la soluzione, fare da soli, mettere un tetto da soli all'energia, mettere noi il tetto da soli, questo dice Borgonovo, chiaro, devi gestire i cambiamenti climatici, ci stanno pure i cambiamenti climatici, però sì, che non si risolvono con i... Non allora, si scusate, risolvono con il Green Deal. Devo sentire anche Brambilla. Perché abbiate tutti pazienza. Fanno da soli, noi no, e poi sono una serie allora, di cose guarda, da fare. Mirta. Staccare il prezzo del gas, quello dell'energia. Vabbè, se quando aspettiamo che Borgonovo finisca. Che l'Europa non sta prendendo. Allora, Brambilla. No, per concludere un discorso, se no parliamo per slogan. Capito, tutte capito, le volte. Però parlo sempre tu. Io ho un ospite che è arrivato a mezzo da fa, non ha mai aperto bocca. Devo anche pensare a quello, capito? Non è che perché... Sto parlando sempre. Sto dicendo una cosa in più nel dibattito. Poi se Brambilla vuole dirci che è merito dell'Europa, ce lo dico. Ma non credo proprio che voglia dire questo. Però Brambilla è un signore che rischia, come tanti altri, di chiudere un'azienda per colpa dell'energia elettrica. Quindi credo che sia bene. Bisogna sapere che voce e che problemi concreti ogni tanto. Brambilla. Sono problemi concreti non dati da guarda, Putin. Guarda Mirta, con tutto il rispetto per gli intellettuali che hai in studio, da chi dice che la Meloni è legittimata solo dall'11% degli italiani, piuttosto che chi vuole riformare il capitalismo in corsa adesso perché si sono venute a creare queste situazioni di speculazione, eccetera. Io mi permetto di dire, da chi vive nel marciapiede delle imprese italiane, che a noi interessa ciò che ci dirà la Meloni concretamente. Poi che se viene aiutata da Mario Draghi, da sua sorella, praticamente a noi non interessa. A noi interessa capire sostanzialmente che cosa ha intenzione di fare. Il resto ci sembra demagogia, dietrologia, eccetera, eccetera. Dal nostro punto di vista serve un nuovo patto sociale urgente. Questo nuovo patto sociale urgente deve prevedere le seguenti cose. Primo, la differenza dell'energia elettrica che stiamo pagando adesso ci deve essere permesso di pagarla nei prossimi 10 anni, spalmata nei prossimi 10 anni. E questo deve valere fino a quando la guerra non finisce, fino a quando i mercati non troveranno un loro equilibrio nuovo. Secondo, bisogna togliere il tema delle cartelle esattoriali, bisogna avere il coraggio di dire, avranno anche evaso, avranno avuto, qualcuno avrà fatto anche il furbo, puliamo il cassetto fiscale delle aziende italiane. In cambio cosa dobbiamo fare noi imprenditori? Non chiudere. Certo che non chiudere non sarà facile per alcuni di noi, per cui diciamo ai nostri consumatori, ai nostri clienti, guardate che quest'anno non ci sono le luminarie a Natale, non ci sono, e quando entrerete nei nostri negozi ci saranno meno luci accese, tenetene conto. Non deprimetevi per questo, ma continuate a consumare. Quindi per consumare cosa bisogna fare? Lasciamo un tetto ai contanti molto più alto, per favore. Togliamo il terrorismo fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate su chi consuma In qualche modo dice, usiamo questa occasione per cambiare le cose strutturali di questo paese, dice Brambilla. Facciamo un patto sociale che sia all'altezza dell'emergenza che dobbiamo vivere. Punto. Poi che lo decide Draghi, che lo decide allora, la Meloni, adesso noi ne discutiamo un momento anche con gli altri. Volete perché, che sopravviviamo? Perché c'è o un elemento no? In questo questa riflessione di Brambilla, cioè che il fatto di dire noi non chiudiamo, vi posso garantire che è un grande tema, perché gli allarmi che mi arrivano dalla Confindustria, dalla Confcommercio, dai singoli settori, sono di invece imprese che decidono di chiudere. Una signora che ha un'impresa enorme a Brescia nel metallurgico ha detto: non mi conviene più stare aperta. Cioè, l'imprenditore normale oggi non conviene più stare aperto, ma si chiude, sappiamo quello che accade. Pubblicità. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, Brambilla ha parlato di un patto sociale. Carriera, avevi delle bollette in mano, vuoi farmi vedere qualcosa? No, devo dire qualcosa perché lei, dottoressa, non so se si ricorda, cioè, c'è tanta rabbia e frustrazione per un motivo semplice. Io ero stato ospite da voi 8 mesi fa, a febbraio, 10 giorni prima che iniziasse la guerra, e il tema era l'aumento delle bollette. In questi 8 mesi, da Draghi, dal governo dei migliori, è stato fatto nulla. E a proposito di mercato libero e di speculazione di cui tanto parliamo, io qui le faccio vedere una delle centinaia di bollette che mi sono arrivate anche qui durante la diretta. Questa bolletta qua, di 2.976 euro,
per 3.800 kilowatt di un bar-ristorante a Salerno e poi con lo stesso guardi, lo vedete bene, 3.600 kilowatt, quasi 3.000 euro, con lo stesso consumo un panificio di Caserta paga quasi 17.000 euro. 17.000 euro con lo stesso consumo, perché sono con due aziende energetiche diverse. Lei mi deve spiegare come fa un panificio, ma qualsiasi azienda, a pagare queste bollette, anche perché la speculazione nasce proprio da Eni. Cioè Eni è controllata al 30% dal nostro governo. Quindi neanche in questo momento, facendo carriera, stanno lucrando stesso... su di noi. Lo stesso consumo, cioè le stesse bollette, collega. Perché comunque sia in base a chi è il tuo gestore. Con lo stesso consumo, 3.000 e 17.000 euro, siamo di fronte alla follia. Le faccio un altro esempio e poi mi taccio, per far capire che il problema arriva davvero ovunque. Ha presente le edicole, quei chioschetti, le edicole che ormai ce ne sono pochissime. Certo che le ho presenti, no? Le frequento pure. Giornali e al massimo... fanno delle ricariche. Ce n'è una a Gradara, qui vicino, che pagava fino al 25 luglio 148 euro, no? Io voglio dire, un'edicola, cos'ha? Avrà un lampione, avrà quattro luci, avrà l'insegna. Gli è arrivata la bolletta del mese di settembre, 714 euro. Mi spiega lei come facciamo a pagare? Siamo di fronte alla follia, 714 euro. Noi facciamo da soli. Paghiamo il corrispettivo nel 2021, il 13 ottobre siamo a Roma a dare il benvenuto in maniera pacifica, sia chiaro, al nuovo Parlamento e io mi aspetto che il centrodestra, lo ripeto e lo ribadisco, sia con noi in piazza a dare spiegazioni. Scusa, perché, come ma ha detto anche, ieri anche Vittorio vuol dire qualcosa, tipo di intervento vada a fare il governo, poi entrerà in vigore a febbraio la frittata è fatta. Qui c'è con me Vittorio, ristoratore di Civitanova, che non sa come andare avanti, ha delle bollette pazzesche. Vittorio. Dottoressa Merlino, noi come categoria ci troviamo totalmente abbandonati a noi stessi, e facendo un calcolo un attimino di quello che è la situazione bollette, ci ritroviamo che dall'anno scorso a quest'anno abbiamo avuto il 400% di aumento per quanto riguarda le fatture del gas. E, trovarci in piccole realtà come la mia, pagare da 400 euro di bolletta del gas ad arrivare a 2.300 euro è una presa in giro bella e buona. Da lì aumenti delle bollette, aumenti dei fornitori che ci mandano. Questa è una mail di un fornitore che ho ricevuto questa mattina, dove per l'ennesima volta il titolo è aumento prezzi. Quindi per l'ennesima volta fornitori che ci mandano mail che aumentano 5-10% i prezzi della materia prima, carburante che aumenta, è un continuo aumento. Noi veniamo da una pandemia dove siamo stati lasciati al totale abbandono, abbiamo vissuto nel buio più totale, nella confusione più totale, con decreti, regole che ogni giorno ci cambiavano, apriamo, chiudiamo, non ci si capiva nulla. Da lì, con le nostre forze e solo con le nostre forze, siamo venuti fuori cercando piano piano con una lenta ripresa di ripartire. Avevamo dietro pagamenti da fare di fornitori interrotti, certo, mutui, prestiti. Adesso in questo gran disastro arrivano queste bollette e voi alzate le mani. Questo è il vero grande tema. Arriva questa mazzata, alzare le mani. Posso dire una cosa, Mirta? Il signore di Ancona. Lorenzo, Luca, io arrivo subito, però Mila. Ecco, questo è un signore che ha una bottega buonissima, pare, la bottega Colosa, ha scritto un bel cartello davanti, cedesi attività, cioè ha deciso che questo mese per lui è l'ultimo mese di attività. Mi è successo parecchie volte quest'anno e lo considero un lutto, francamente, persone hanno fatto per un'intera vita un lavoro, spesso con bravura e passione, e che mollano per impossibilità di andare avanti. Andiamo, rimani con noi Lorenzo, pubblicità, poi vengo da te, sì. Aldo ci deve lasciare, stasera Artemisia Gentileschi sulla 7 di Borgonovo, anche arrivederci Francesco, non ve la dimenticate perché è una storia meravigliosa, una giornata particolare, è un modo di raccontare la storia del tutto inedito e originale. Grazie Aldo, pubblicità, a fra pochissimo. Mambo. Allora, eccoci qua, abbiamo ancora molti temi da affrontare. Abbiamo il signor Lorenzo da Ancona che ha messo cedesi attività sul suo negozio. Ci spiegherà perché, ma prima abbiamo Paolo Sottocorona con la sua previsione del tempo di oggi che mi sembra.
Io sono una leva, mi sembra ottimo. Stiamo riconoscendo, come dicevamo, lo ius solis, perché il sole ce n'è tanto. Qualche nuvola al nord, qualcuna che si avvicina alle isole, ma gli effetti sono veramente minimi, perché se andiamo a vedere la previsione per tutta la giornata di oggi, dove vedete il verde ci potrebbe essere un millimetro di pioggia in tutta la giornata, quindi prevale sicuramente il sole. Domani situazione molto simile, con qualche nuvola e grigio, ma non piogge, che arrivano verso le zone del sud, ma anche al nord, guardate, anche sulle zone alpine di piogge ce ne sono veramente poche. Arriviamo alla giornata di venerdì, in cui aumentano queste nuvole le zone del centro, ma è solo grigio, di pioggia, come vedete, ce ne sono ben poche, sia al centro che al nord. Vabbè, settimana molto tranquilla per sotto corona, poco da fare. Grazie Paolo. Torniamo da Lorenzo. Da Lorenzo, raccontaci un momento. Tu hai una bella attività, una bottega di cose particolarmente buone e speciali della tua terra. Che succede? Perfetto, devo chiudere il 22 a tutti i costi, sono pieno di debiti, cioè ho parecchi debiti per chiudere, non riesco più ad andare avanti, purtroppo il caro bollette, tutti questi costi mi sta soffocando, come sicuramente tante aziende come le mie. Mamma mia, scusa, quanti anni sono che fai questo lavoro, Lorenzo? Guarda Mirta, è 40 anni che faccio questo lavoro, sicuramente se vado a contare anche quelli della culla saranno anche di più, cresciuto nell'attività di mio padre, sinceramente tutto questo, come dispiacerà tanto a mio padre che adesso ha una certa età, anche in grosse difficoltà, e a noi fa molto fatica a chiudere anche per tutto quello che si è fatto per i nostri clienti, senza pensare al lato economico, ma pur di sviluppare un'attività. Allora, carina, Brambilla, seria, vuol dirti una cosa, amorevole, vicino a tutti. Aspetta, ora mi devi spiegare meglio anche le bollette, però Brambilla vuol dirti una cosa, mi sta dicendo che ti vuol parlare. Brambilla, prego, parla con Lorenzo. Allora, sì, Luca Ioli, dimmi pure. Per favore, non, sì, ciao, ecco, caro, non chiudere. Sì. Aspetta, non chiudere. Tu hai detto che hai molti debiti e corri il rischio. Bravo. Sì. E probabilmente tu non sei in grado di pagare questi debiti, giusto? Bene, guarda che dal 15 di luglio c'è una legge importante che si chiama allerta giudiziaria. Allerta giudiziaria. Vai col tuo commercialista in camera di commercio, lancia l'allerta giudiziaria e tu rimarrai aperto e verranno convocati tutti i tuoi creditori, fisco compreso. Farete un'ipotesi di rientro anche a 10 anni e anche il fisco si dovrà accodare. Anche il fisco dovrà accettare la riduzione delle tasse e dovrà farti lo sconto sulle cartelle esattoriali arretrate. Quindi prima di gettare la spugna, gioca la carta, sì, dell'allerta giudiziario. Non avere paura. Ringrazio. Sì, non avrò paura, ringrazio di tutto ciò, sicuramente quello che mi stai dicendo, ma perché magari, anziché arrivare a questo punto, perché dire chiudere non è uno scherzo, dire chiudere vuol dire avere giorni di ansia, avere giorni spaventosi, perché non ci devono pensare i commercialisti stessi a dire fermi un attimo, perché deve essere lei a suggerirmi questo? Perché tutto ma questo? Che c'è, Carriere? Scusami Lorenzo, Mirta Merlino è testimone. Mirta Merlino è testimone di cosa penso io dei commercialisti. Se troviamo una soluzione mi fate felici, per me è un incubo dover raccontare queste storie la mattina e sapere che c'è gente che chiude una vita così, quindi figuriamoci. Non chiudete, Mirta. Facciamo il tentativo. Non adesso alla faccia lo dobbiamo anche usare tutti Lorenzo, gli strumenti che ci si sono. Può fare. Sono d'accordo con Brambilla, non vogliamo. Però scusate, due cose. Perché Carriera si agita? E poi dopo, se mi conferma anche Lupi, che ha ragione Brambilla. Che c'è, Carriera? No, mi agito perché allerta giudiziaria, dobbiamo far continuare l'agonia a aziende totalmente indebitate, ma noi siamo in mano ad una banda di criminali, che sia l'Unione Europea, che sia il Governo, ci hanno portato a una situazione come il signore con voi in collegamento, è costretto a chiudere e lo vogliamo far indebitare per altri 10, 15, 20 anni?
e lasciare i debiti ai figli. No, ma detto una cosa diversa. Scusa, Brambilla, ratezzare le bollette. La soluzione non è ratezzare le bollette. La soluzione è trovare subito una soluzione immediata. Sono due cose diverse, però, Carriera. Scusa un momento. Brambilla spiegava la soluzione per evitare di buttare giù la saracinesca fra qualche giorno e gli diceva. Puoi comprenderti del tempo in cui ti organizzi. Nel frattempo è ovvio che se si continua ad andare avanti così si rimanda solo di un mese, lo capisco anch'io. Però lui diceva non mollare, prenditi tempo, perché è una possibilità, c'è un sistema per prendersi del tempo. Ma... e questo può essere importante. No, quello riguarda, il problema, dottoressa, è che non molliamo. Il problema è che non molliamo. Aiuto. E io oggi leggo l'ultima ANSA di qualche minuto fa, dove le bollette aumenteranno dell'86% anche ad ottobre. Quindi non molliamo, resistiamo. Il mese prossimo invece di 4.000 la bolletta sarà 18.000 euro. Però non molliamo, perché a novembre sarà 21.000 euro. Capisce che non ne usciamo più. No, vabbè, ma sta facendo un altro discorso. Sì. Lui chiude probabilmente perché anche le prospettive sono modeste. Cioè non è che i giornalai, i rivenditori di giornali chiudono perché aumentano le bollette, chiudono perché non c'è il cartaceo, non lo è la goccia quasi che nessuno fa traboccare il vaso, sì, la bolletta. Certe attività, esatto. Col cambiamento. Però onestamente del tempo, è roba buona che vende lui, si vende. No, ma bisogna vedere, perché siccome la signora che abbiamo visto nel precedente servizio va a risparmio, cerca di, e quindi andrà a comprare le cose al 3x2 al supermercato. E dal nostro amico probabilmente bravo, non dice lui, più. Perché poi chi consuma dal nostro Renzo e si va a comprare la cosina un po' più i gioiellieri stanno chiudendo, è tutto collegato. Cioè, è tutto collegato, quindi okay. I consumi e meno economia gira, meno necessari. Allora, però Lorenzo ha detto anche una cosa importante, scusate, però, Lorenzo ha detto ma come mai lo vengo a sapere in televisione io questo e nessuno mi aiuta, no, quando io sto in una situazione difficilissima, non è che c'ho, allora, non mi sono svegliato una mattina. La questione dell'esdebitazione, che è parente di quello che diceva Forchielli, ormai la sanno più o meno tutti. Brambilla, cioè, c'è una certa... No, non lo so. No, no, ma il commercialista più professore o meno non lo sanno. Ma forse il commercialista gli tiene solo il conto di quello che deve pagare al fisco, all'INPS, perché pure lui, questo è il problema. Pure questo lui c'ha mille problemi, ma che noi pensiamo che il commercialista, certo. Permettimi professore, tu hai detto, hai messo il dito nella piaga, cioè molta gente pensa che perché il commercialista gli tiene la contabilità, certo, e gli fa le dichiarazioni, in realtà gli stia facendo consulenza, esatto, invece no, non è così, la consulenza è un'altra cosa, e il suo caso potrebbe essere questo. Ora, questo signore è pieno di debiti, ha detto, attenzione che se lui fa un'operazione di esdebitamento almeno non muore, esatto, se no dovrà pure vendere casa, bravo, e sarà rovinato. Cioè... all'altro collega invece della bolletta elettrica, io dico, ragazzi, se a parità di consumi uno spende 10.000 euro, l'altro 20.000, vuol dire che ha sbagliato magari anche il fornitore, forse non è stato così oculato. Adesso io capisco la tua rabbia, ma noi non, tu non potrai mai pretendere che lo Stato ti paghi la bolletta. Ascolta, noi abbiamo scelto un mercato che ci ha permesso fino a ieri di pagare i mutui l'1% o di avere i tassi negativi, o di pagare le materie prime pochissimo. Quindi quando ci ha fatto comodo la speculazione al ribasso ci è andata bene, adesso al rialzo ci va male. Allora noi possiamo dire è stato un evento violento comunque causato da una guerra. Il problema è la guerra, non è la speculazione, perché la speculazione fa il suo lavoro, no, è il punto tra la domanda e l'offerta. Il problema è la guerra, il giornalista, allora, della se verità, siamo... aspetta un attimo fammi finire il ragionamento, che la guerra è responsabile dell'aumento delle bollette, non è così, lei lo sa, Brambilla lo sa, che la guerra non è responsabile. Sì, è la guerra. Comunque è minima parte. Allora, signore, posso dirvi, scusatemi, non è il momento di fare, non è il momento di fare questa discussione, per l'unico motivo, perché voglio capire Lorenzo che ha intenzione di fare, perdonatemi. Allora Lorenzo, spiegami una cosa, ma tu prima di pensare addirittura di chiudere, che sono d'accordo con te, è una cosa terribile, quindi vuol dire che ti ha provocato tanto dolore, tanto anche tanta riflessione, hai provato a cercare aiuto? Sì. Qualche banca che ti dava un prestito, insomma, hai fatto dei tentativi?
Lorenzo. Ma certamente sì, sì, certamente ci ho provato e la conclusione è pagare, rateizzare, pagare per 25 anni il mutuo e non è sufficiente perché chiudendomi ci vuole altrettanti, sicuramente 50.000 euro per la chiusura. Perché aprire un'attività oggi, cioè aprire un'attività come chiudere è lo stesso, c'è lo stesso costo. Ma infatti sicuramente la debiti gli conviene farla, comunque anche se vuole chiudere, perché se lei vuole chiudere è perché i clienti arrivano di meno, cioè c'è una prospettiva di futuro che non va bene, ma non chiuda per i debiti. Ma questa prospettiva chi l'ha creata? Io? Noi l'abbiamo creata. La prospettiva è che la gente certe cose bisogna vedere come va il mercato, ogni azienda c'ha la sua. Allora scusate, non facciamo però, che Brambilla che c'è? No, c'è un problema, volevo dire il collega, ma non per sembrare arrogante, e c'è un problema di educazione finanziaria. I mercati ragionano sulle aspettative. Se l'aspettativa è la guerra, i prezzi vanno su. Per esempio, ieri è successa una cosa bella. Le borse hanno ripreso. Sai perché le borse hanno ripreso? Problema di educazione finanziaria. Perché hanno capito che forse le banche centrali si sono rese conto che siamo in recessione e i tassi non li aumentano più. Tirano il freno a mano. Ecco, questa è la questione. I mercati vivono di psicologia, hai capito? Vivono di aspettative, non vivono nel momento presente. E quindi il tema è, le bollette sono aumentate in modo straordinario. Noi siamo degli artigiani. Allo Stato come... Siamo degli artigiani, sì, siamo però, dei scusate, piccoli imprenditori. Sì, però scusate, la ragione loro, cioè loro devono fare il loro mestiere. Il mestiere di Lorenzo è capire se... Cioè noi dobbiamo fare il nostro mestiere. Il prosciutto dobbiamo stare che a vende, la borsetta che vende borse, buona. Di cosa il mestiere di quei signori lì è fare un buon menù per il ristorante, se no, capito, noi stiamo chiedendo a delle persone che devono fare un'altra vita. L'artigiano è un imprenditore, se la borsa Mirta, di New York l'artigiano è un imprenditore. L'artigiano è un imprenditore, se pensa è un imprenditore di che deve far andare bene la sua azienda e deve essere messo nelle possibilità di poter lavorare. Non c'è motivo al di litigare, avete tutti lo stesso problema. Il problema è capire. Deve essere messo nelle possibilità di poter lavorare al meglio e di non preoccuparsi ogni qualvolta c'è una bolletta da aprire e tremare. Tremare. Se non esatto, l'urgenza è tanta. Il governo deve dare risposte, il governo non c'è ancora, forse si potrebbe fare qualcosa nel tempo che rimane facendosi aiutare da Draghi, non lo so. So che queste persone hanno spiegato una cosa molto chiara, che il tempo è finito e che se quella piccola attività bella che ha Lorenzo e che ha tenuto insieme per 50 anni, prima suo padre e poi lui, chiude, non riaprirà mai più. Sono ferite che non si rimargineranno mai più, non solo nelle vite delle persone, ma nel nostro paese, che diventerà un paese diverso, uscirà diverso da questa crisi. Quello che dicevamo durante il Covid è questo che ci... E indebitarsi non è la soluzione. Cosa? Indebitarsi non è la soluzione, dice. Indebitarsi non è la soluzione. Allora, Lorenzo, rimani con me, adesso rimani a andare via. Ti faccio dire un'ultima cosa, pubblicità. Poi parliamo con Lorenzo, che voglio che ci promette che ragioniamo insieme su come fare non chiuda. Pubblicità. Perché qui parliamo della follia. Grazie. Mambo Italiano. Mambo Allora, Lorenzo, volevo tornare un'ultima volta da te, vedo che peraltro state servendo un cliente nella bottega e ti mancherà tutto questo, sì. Lorenzo. Vogliamo provare? Vi volevo far vedere questa nostra specialità. Bravo, fammi vedere. Che ti devo dire? Fammi vedere. Ripetimi la domanda che mi sono... Ah beh, fammi vedere. Qui abbiamo reparto macelleria e da quest'altra parte gastronomia e salumeria. Sì, è un peccato lasciare tutto ciò e a parole dirlo è facile, ma quando sarà tutto dal vivo fra pochi giorni sicuramente non è... Buona, adesso ci proviamo a darci una mano anche noi, c'è Brambilla che si vuole impegnare anche lui, vediamo di fare il possibile. Non finisce qua con Lorenzo. Io quello che volevo chiedere anche da parte delle aziende che le nostre creditrici, diciamo, che ci aiutino, magari sostengano, magari lo Stato, e gli creino un credito di supporto sulle fatture
che dobbiamo pagare, qualcosa del genere. Fai l'allerta. Adesso mi viene in mente così. Non so se dico una, questo è lo strumento. Cazzata, esatto, so. Quello bisogna fare, stralciare delle cose, evitare degli altri. Comunque ne riparliamo. Signori, vi metto in contatto, ci saremmo anche noi. Noi ci vediamo domattina. Grazie a tutti voi. No, grazie, Raffaello Lupi. Ti mandano grazie. Subito il decreto ingiuntivo. Per... Ciao Lorenzo, in bocca al lupo.